l'Inghilterra. La formazione nostra antagonista principale, l'Ucraina, ha battuto nella sfida che la vedevo opposta alla Macedonia del Nord per 2-0 gli avversari, e quindi sarà questo duello tra Italia e anche questa Ucraina insieme all'Inghilterra a tenere banco da qui sino al mese di novembre, quando si decideranno appunto le qualificazioni ai prossimi campionati europei di Germania. Si gioca in Serie D regolarmente a Locri, il grande derby tra LFA Reggio Calabria e Nuova Gioiese. Andiamo però prima a Castrovillari, per Castrovillari Canicattice e Pinuccio Oliva. Dal Mimmo Rende a te la linea, buona domenica. Buona domenica a tutti, qui dal Mimmo Rende. La partita è appena iniziata, siamo solo a 2 minuti e mezzo e vediamo qua schierato il Castrovillari contro il Canicattice, un Castrovillari che ovviamente si deve schiodare da quello zero che si sta portando avanti dall'inizio del campionato. Il Canicattice una squadra abbastanza solida, abbastanza consolidata. Se volete posso darvi, certo. Posso darvi gli 11 iniziali, vai Pino, sì. Sono per Castrovillari c'è Patitucci in porta, poi Festa, Oliveri, Vaceto, Alfano, Atteo, Romeo, Cosenza, Varela, Teiu e Conti. E a disposizione di mister Riccio c'è Aprile, Abrante, Bocconione, Toziana, Morrone, Iavarà, Cazzara, Spugnavini e Bonofiglio, mentre il Canicattice dall'altra parte schiera Scuffia, Giampiccia, Camara, Viglianisi, Raibondi, Lozza, Silvia, Scopelliti, Bonianna, Menebses e Si di Bebbe. E a disposizione di mister Pinatella c'è Testa Grossa, Capriglia, Menta, Tavella, Vecchi, Tempesta, Messini, D'Onofrio e Catania. Qua siamo quasi a 4 minuti dall'inizio della partita e ancora ovviamente siamo sullo 0-0, per adesso è tutto. Sì, Pinuccio, ti volevo dire, questo inizio stentato del Castrovillari che ha portato anche alla retromarcia di mister Colle, ecco, si può dire che il campionato inizia oggi per il Castrovillari? Oggi proprio no, perché ancora abbiamo tutto in itinere, abbiamo tutto quanto che ancora non si è sviluppato assolutamente niente. Il Castrovillari è ancora in fase di ristrutturazione perché manca una società solida, perché c'è il presidente che ha deciso di dimettere, cioè ha deciso, ha espresso il desiderio di rimettersi e si cerca di fare una nuova società. Da questa società poi dovrebbe uscire il vero Castrovillari. Qua i tifosi sono tutti quanti ansiosi che si decanta questa situazione, perché effettivamente anche a vedere dalle persone presenti oggi al Mimmo Rende si vede che il Castrovillari è ancora in sofferenza. Ok Pinuccio, grazie, ci sentiremo più tardi. Castrovillari Canicattice quindi 0-0, le partite che sono iniziate oggi alle 15, Ragusa San Cataldese, Trapani Locri, Vibonese Real Casalnuovo, Castrovillari Canicattie appunto, Sant'Agata Nuovi Gia Virtus, Gioiese LFA Reggio Calabria, Portici Lamezia Terme, poi alle 16 Licata Cireale e Siracusa San Luca. Oggi riposa l'Acragas. Andiamo da Marco De Luise per Portici Lamezia Terme, a te la linea Marco. Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Gara praticamente cominciata da 8 minuti a ritmi piuttosto blandi, sebbene la formazione di fondatore Marra stia provando ad imporsi sin dai primi minuti. Vi do lettura veloce delle formazioni: il Portici si schiera con De Luca, Riccio, Giuseppe, Schiavi, Marcucci, Costanzo, Zanoni, Selap, Del Prete, Maione, Squerzanti, Stow. I titolari: panchina composta da Orefice, Franzese, Caruso, Cecchi, Umile, Sarnelli, Tortora, Di Guida, De Rosa. Per la Lamezia Terme del neotecnico Salvatore Marra: De Luca, Martetti, Bonanno, Pinna, Di Martino, Chironi, Palermo, Kosovan, Zaraniti, Serra, Garofalo. Panchina composta invece da Palmieri, Paola da Silva, Mengoli, Diaz, Ternova, Riccio, Lococo, Dragà e Ziello. Come vi raccontavo, questi primi minuti di gioco, questi primi 9 minuti di gioco hanno visto dei ritmi piuttosto blandi, col Portici che sicuramente sta facendo qualche fatica in più nel cercare di rispondere quantomeno ai tentativi da parte della Lamezia di imporsi sul terreno di gioco. Sappiamo che si stanno fronteggiando due squadre sicuramente in momenti delicati, specialmente i padroni di casa di mister Andrea Ciaramella, che ha avuto soltanto 2 settimane per poter lavorare e subentrare poi a mister Teore Grimaldi. Situazione sicuramente molto delicata per gli azzurri, che hanno raccolto soltanto 3 punti in queste prime
sette sfide, questa naturalmente è l'ottava. Dall'altra parte invece ho Lamezia sicuramente un po' più altalenante, ma fermo quantomeno a 9 punti in classifica e che ricomincia, come vi raccontavo, da Salvatore Marra, e che quindi sicuramente in questi primi minuti sta cercando di avvicinarsi alla porta difesa da Aniello De Luca, l'estremo difensore porticese, anche se non ci sono state particolari azioni in questi primi 9 minuti. E ovviamente è una sfida sicuramente molto delicata, come vi dicevo, principalmente per gli azzurri di mister Ciaramella, che hanno urgente bisogno di punti per cercare di dare una svolta alla stagione azzurra, per cercare quantomeno dei punti che possano risollevare il morale di una squadra che ha delle qualità ma che ha sempre faticato in queste prime gare di campionato a concretizzare. Ha costruito tanto ma ha fatto sempre molta fatica a concretizzare. Intanto adesso c'è un lancio lungo nell'area del portico con Costanzo, che però ha fatto buona guardia e concede un calcio d'angolo, quindi sarà un nuovo giro dalla bandierina per il Lamezia Terme. Deve essere uno scambio a due, vediamo se invece si andrà direttamente verso il centro dell'area. Come vi raccontavo, la Lamezia sta provando ad imporsi, ad avvicinarsi a piccoli passi verso la porta del porcio, provare a sbloccare subito questa sfida. La persona che arriva adesso nel mucchio con la deviazione da parte di Maiore, quindi ancora una volta giro dalla bandierina, ancora una volta andrà Bonanno col suo sinistro a provare a cercare qualche compagno in area. Bene Marco, allora noi possiamo prendere la linea, ci sentiremo più tardi per l'aggiornamento di questa sfida che vede appunto queste due protagoniste, Portici contro Lamezia. E ora andiamo a Locri, campo principale di questa domenica, Gioiese contro LFA Reggio Calabria. C'è Giuseppe Mancini per noi, a te la linea Giuseppe, buona domenica. Buona domenica a tutti. È qui iniziata da 10 minuti circa la partita tanto attesa tra Gioiese e Reggio Calabria, un match che vede di fronte due formazioni gloriose, quale la regina del caduto in Serie D e la Gioiese. E qui quest'oggi a Locri si stanno affrontando con le seguenti formazioni: la Gioiese scende in campo con Ammirati, Miliziano, Ruffino, Orazzo, Scalone, Corso, Toschic, Sofrà, De Marco, Moscardi, Casa di Dio. E Reggio Calabria risponde con portiere Martinez, Ingegneri, Sam, Mungo, Zuppo, Zani, Barilla, Marat, Ferri, Berbischi e Kekminovic. È cominciata quindi da 10 minuti quella partita. La regina sta prestando a battere un calcio d'angolo battuto corto, attenzione, passa attraversa tutta l'area di rigore, non è colpito da nessuno degli Amaranto, e l'area Gioiese libera l'area conquistando un fallo al limite, e quindi può liberare l'area. Comunque forse un grande rischio la Gioiese su questo calcio d'angolo battuto faccia, non colpito da nessuno. Adesso è a terra uno dei viola, gioco è fermo. Comunque grandissima cornice di pubblico, come ci si aspettava, sia dei supporti del Amaranto che di quelli gioiesi, che il risultato, quel che sarà, loro hanno vinto sicuramente. Certo, è la prima di mister Viola sulla panchina della Gioiese, Giuseppe. E da 3 giorni che ha potuto allenare la squadra, è stato presentato venerdì sera, e quest'oggi già abbiamo dei cambi in formazione. Anzi, c'è l'esordio di Corso, che comunque era da tempo, diciamo, entrava da un infortunio, ma quest'oggi è schierato titolare, e Sofra anche è schierato tra i titolari, che di solito non veniva mai impiegato. E nella presentazione di venerdì comunque Viola si è dichiarato soddisfatto dell'organico che ha a disposizione, e sicuramente lotterà la Gioiese per raggiungere il proprio obiettivo, che è la salvezza. Benissimo, allora ci sentiremo più tardi, Giuseppe. Intanto il gioco è ancora fermo a Locri per questo infortunio occorso ad un calciatore della Nuova Gioiese, quindi 0-0, e siamo al 15°, quindi il primo quarto d'ora è andato via davanti ad una bellissima cornice di pubblico, come rimarcava
Giuseppe Mancini, ma anche con un forte vento che dà sicuramente fastidio alle due squadre. Vediamo se ci sono altri collegamenti per quanto riguarda il campionato di Serie D alle 15:17. Vediamo se c'è principalmente il campo di Trapani, dove sta giocando il Locri al provinciale, quindi in Sicilia. Il risultato è fermo sullo 0-0, ma a quanto pare non ci sono state grandi occasioni per il momento. Il Locri sta cercando di mantenere comunque questa partita sul nulla di fatto, cerca di sbilanciarsi il meno possibile, anche perché, lo ricordiamo, viene additata da molti il Trapani come una delle possibili pretendenti alla vittoria finale del campionato. Per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, oggi si gioca la quinta giornata. Le gare previste sono Bocale Cittanova, Brancaleone, Gioiosa Ionica, Praia Tortora, Scalea, Isola Caporizzuto, Stilo Monasterace, Morrone, Paolana, Rende, Sambiase, Soriano, Palmese e Vigor Lamezia, Reggio Ravagnese. Tra poco ci collegheremo con Tonino Scalise prima che inizi appunto la partita per avere le formazioni. Nel campionato di promozione Girone B, ieri ben tre anticipi: Caraffa San Michel è finita 2-2, Gallico Catona Bianco è finita 0-0, Melito Sporting Catanzaro Lido è finita 1-2, quindi vittoria degli ospiti sul campo di Melito. Oggi Propellaro San Nicola da Crissa, Roccella Capo Vaticano, Virtus Rosarno contro Mericucco, Ardore Bivongi Pazzano e Maida Deliese. C'è qualche collegamento, regia, oppure ne approfittiamo per andare in onda con la prima incombenza commerciale quando sono le 15:18 qui sul canale 76 di Telemia. Ancora non ci sono state variazioni per quanto riguarda il campionato di Serie D. Vi diamo uno sguardo al campionato di Serie C, dove al momento Messina-Giuliano, siamo al 62esimo e sull'1-0 con la marcatura dell'ex Roccella Plescia, Benevento-Picerno 0-1 e poi Juve-Stabia-Catania 1-0, ma siamo al 58esimo. Per quanto riguarda il Crotone, vi ricordo che oggi giocherà alle 16:15 sul campo del Taranto, dunque allo Jacobone. Vedremo quello che riusciranno a fare i pitagorici in questa domenica importante di campionato. 15:19, prima incombenza commerciale e poi ritorneremo ancora con il collegamento dei campi qui in diretta su Telemia. Regia. Costruire e ristrutturare casa adesso è diventato un piacere per la coppia, veloce e divertente. Edil Merici SRL, la tua casa, dalle fondamenta al tetto. Ceramicasa di Giuseppe Calauti offre pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, parquet, porte e scale. Professionalità, qualità e competenza al tuo servizio. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizia, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Stocco e stocco, il piacere dello stocco, ma quello buono.
Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. S.A. Centro Supermercato Alimentare. Scegli il posto giusto dove fare la spesa. Salumi, formaggi, surgelati, vini, detersivi e tantissimi altri prodotti selezionati attentamente per te dal nostro personale per garantirti qualità, freschezza e convenienza. Non rinunciare alla qualità. Vieni a trovarci al CSA, Centro Supermercato Alimentare, con il suo vasto parcheggio. Strada Statale 106 tra Siderno e Locri. Telefono 0964 82 832. Inoltre ricordiamo il fornitissimo reparto cash con prezzi assolutamente convenienti. Tanto un doveroso grazie ai nostri sponsor. Andiamo subito in eccellenza. Oggi anche il derby tra Praia Tortora e Scalea, partita molto sentita, che si svolgerà presso lo stadio tedesco appunto di Praia Mare. Ma andiamo a Bocale, al Campoli, dove c'è Domenico Geria per questa sfida importantissima tra il Bocale e il Cittanova. C'è la linea, Domenico. Buon pomeriggio a tutti. La partita inizierà tra pochi minuti qui al Pellicanò. C'è tantissimo pubblico presente sugli spalti dello stadio di Bocale. Il match tra Bocale e Cittanova riserverà sicuramente tante emozioni. Si presentano a questo incontro due squadre che hanno rispettivamente 7 punti il Bocale e 8 il Cittanova. E queste sono le due formazioni che i tecnici hanno scelto per il calcio d'inizio. Graziano Nocera per il Cittanova ha scelto Palumbo, De Paola, Gioffre, Sapone, Dascoli, Cianci, Domenico Scarcella, Ricciardi, Tapparello, Condemi e Zaric. A disposizione Colace, Scigliano, Denaro, Cristian Scarcella, Negro, Teramo, Regini, Fusino e Condomitti. Per quanto riguarda il Bocale, mister Staviano ha scelto Marino, Isabella, Tripoli, Urruti, Stoppetta, Barnotti, Tossi, Arrigo, Moschillo, Spicone e Guglielmo. A disposizione Mileto, Neri, Billetta, Paez, Soraci, Benedetto, Peciarri, Nemia e Sapone. Queste dunque le due formazioni che daranno il via tra pochi minuti all'incontro qui al Pellicanò. C'è un venticello piacevole, ma che potrebbe dare un po' fastidio ai calciatori sul terreno di gioco. Giornata estiva, come ormai siamo abituati ultimamente un po' in tutta la Calabria. La terna arbitrale, giusto per completare, è composta dal signor Russo di Cosenza con gli assistenti Pantaleone di Crotone e Otranto di Rossano. E per il momento da Bocale è tutto, vi posso restituire la linea. Grazie Domenico Giulia. Quindi abbiamo avuto le anticipazioni, le formazioni per quanto riguarda questo match molto importante tra il Bocale e il Cittanova. Ora andiamo a Vibo Marina, al Marzano, dove c'è Mimmo Chiera per Soriano Palmese, altro big match di questa domenica. A te la linea, Mimmo. Salve, buon pomeriggio a tutta la redazione e ai radioascoltatori. Allora, le squadre ancora sono negli spogliatoi. E se vuoi ti posso dare le formazioni. Certo, sì, sì, ok, perfetto. Allora, il Soriano Siera, Spiritano, Mercurio Gabriele, Bellino, Clasadonte, Michel, Giorgetti, Acosta, Raso, Fioretti, Alvarez. Questi sono i primi 11. Poi la Palmese schiera. Ci sei, il Mimmo? Campaglione. Un attimo solo. Sì. Intanto la Gioiese ha avuto una grossa occasione. Nuovo, Lamezia, Gomez, Espata, Pacheco, Gambini, Gomez,
Catalano. Questi sono i primi 11 della Palmese. C'è da registrare una bellissima giornata di sole, terreno in perfette condizioni. Adesso le squadre si stanno accingendo ad entrare in campo, fra pochi minuti inizierà l'incontro. Mimmo Soriano, quando ritornerà in casa? Prossimamente oppure ci sono... Allora, le previsioni parlano del 5 novembre, le previsioni, però siamo sempre con il punto interrogativo, perché può nascere sempre qualche problemuccio all'improvviso, quindi fin quando non avremo le chiavi della piccola realtà, del piccolo gioiellino che ci hanno creato, non possiamo dire una data ufficiale. Perfetto, va bene Mimmo, ci sentiremo più tardi. Intanto la Gioiese ha avuto due occasioni, una dietro l'altra, e in ambedue le circostanze i tiri sono terminati fuori d'un soffio, quindi sicuramente la Gioiese è più pericolosa rispetto all'LFA Reggio Calabria. Andiamo in promozione ora a Roccella, Pino Gagliano, Roccella Capo Vaticano, a te Pino. Buon pomeriggio, dove continua ad arrivare gente, circa 200 al momento, un buon numero, una bella giornata di soliti che praticamente attiva. È tutto pronto per questo turno del campionato di promozione Girone di per conto alla Roccella, il Capo Vaticano, che porta quest'undici in campo quest'oggi: Piccolo, Castagna, Luzzi, poi c'è Quieto, Antonelli, Macri, La Torre, Tili, Surace, Tripodi e Pugliese. Il nome degli undici del Roccella sono Schiavella, Agostino, Schillace, Darboe, Lattario, Pedisano, Lupo, Rifir, Figliomeni, Recober e Camara, che rientra quest'oggi. Il tecnico è Cosimo Silvano, arbitra la signorina Katia Scilento di Cosenza, assistita da Quad di Rossano e Spugnolo di Cosenza. In questo momento guadagnano il rettangolo di gioco i contendenti, anzi soprattutto chi si vedrà in panchina. Ancora non hanno fatto apparizione sul rettangolo di gioco i contendenti, gli 11 titolari, quindi si attende ancora l'inizio di questa partita qui a Roccella. Ricordo Roccella per conto alla Capo Vaticano, per il momento è tutto, a te Antonio. Grazie. In Serie D alle 16 vi dicevo Siracusa San Luca, abbiamo l'11 iniziale: Retuseo, Lamberti, Di Paola, Sena, Zampa, Benassi, Sus, Alma, Liperta, Maggio, Forchignone, Vacca. L'allenatore è Cacciola, in panchina Dima, Scaletta, De Caro, Gozzo, Teio, Limonelli, Favetta, Arcidiacono e Faella. Tra poco vi daremo anche la formazione del San Luca. Sapete benissimo le traversie che hanno caratterizzato l'avvio di campionato per il San Luca, che non può giocare ancora al Corrado Alvaro. Sta giocando benissimo invece la formazione Juniors. Tra poco vi daremo anche la formazione dunque del San Luca. La partita inizierà alle 16. Andiamo sempre in promozione Girone B. Virtus Rosarno Medicucco, commento affidato a Marcello Marzialetti. A te la linea, Marcello. Amici sportivi di Telemia, buon pomeriggio da Giovanni Paolo II. La gara Virtus Rosarno Medicucco, valevole per il campionato di promozione. Dirige l'incontro il signor Zappa di Cosenza, coadiuvato da signori Coccio e Vescio. Le squadre scenderanno in campo nelle seguenti formazioni: Medicucco, Romeo, Cannatà, Capece, Mercuri, Fabio, Petitto, Mercuri, Domenico, Filandro, Macri, Barolo, Giovinazzo, Alessia. Allenatore il signor Milano. Risponde la Virtus Rosarno di mister De Domenico con Ricastro, Pavia, Ismaele, Messina, Belletri, Rondinelli, Soriano, Rognetta, Bertania, Elian, Bertania, Enzo, Pavia, Lorenzo, Boglioco e allenatore, come dicevamo, De Domenico. Una partita importante per la Rosarnese, per la Virtus Rosarno, che cerca i tre punti per trovare e recuperare il terreno perso nelle prime due gare di campionato. Il terreno ovviamente è il sintetico, e nemmeno a dirlo le condizioni, e c'è un pomeriggio di sole, un pomeriggio caldo e una bella giornata. Per il momento da Rosarno è tutto, Marcello Marzialetti, e vi restituisco la linea. Grazie Marcello Marzialetti. Quindi partita che inizierà regolarmente, quella tra la Virtus di Rosarno e la formazione del Medicucco. Ora andiamo da Domenico Paone per Atletico Maida contro Deliese. Buon pomeriggio Domenico. Buon pomeriggio, partita iniziata da 20 secondi, ovviamente risultato fermo sullo 0-0.
ci risentiamo più in là per ulteriori aggiornamenti. Grazie, grazie. Mi pare che ci sia, poi magari controlleremo con la regia la grafica di questa partita tra Atletico Maida e Eliese. Vediamo se ci sono altri collegamenti. Diversamente possiamo riprendere nuovamente dal campionato di Serie D, dove si sta incattivendo la partita tra la Gioiese e LFA Reggio Calabria. In questo momento ci sono diversi giocatori del Reggio Calabria ammoniti per scorrettezze varie nei confronti di giocatori gioiesi. A terra in questo momento un altro calciatore, anche in questo caso scatta la sanzione nei confronti di un calciatore. Andiamo direttamente da Giuseppe Mancini. Giuseppe, qua siamo al 30° del primo tempo, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, ma abbiamo visto questa prima mezz'ora una gioiese arrembante che ha sperato il vantaggio in ben due occasioni limpide. Prima colpisce la traversa su un calcio di punizione di Toksic, deviato da un proprio compagno di testa, e la sfera battuta sulla montante alto sulla traversa, quindi grande occasione al 23°, al 25°, ancora sopra per poco non trovava il gol del vantaggio per i Viola. Subito dopo ancora De Marco a giro di poco fuori la palla di pochissimo, quindi una Gioiese che ha avuto tre occasioni per passare in vantaggio, non due, mi correggo, quindi sta giocando bene questa Gioiese che oggi con il tecnico Viola sta trovando una motivazione forse diversa, perché in pochi giorni magari era impossibile dare già un ritorno così segnante. Ho il lavoro anche di mister Caridi, che è stato segnalato, comunque inizia a farsi vedere con i propri uomini che quest'oggi qua stanno veramente facendo un ottimo gioco con determinazione e coraggio, nonostante di fronte abbiano una regina che chissà, è una delle formazioni che ambisce a vincere questo campionato di Serie D. Grande, grande, veramente tifo sugli spalti che accompagna le giocate degli interpreti in campo. Comunque adesso la palla è fuori e siamo al 33. Mi senti Giuseppe? Giuseppe, mi senti? Sì. Abbiamo visto diverse ammonizioni nei confronti di calciatori della LFA Reggio Calabria e poi due grandi occasioni per la Gioiese per portarsi in vantaggio. Sì, sì, ottime, come dicevo, grandi occasioni per la Gioiese di passare in vantaggio. Comunque la regina sta tenendo palla e cerca di improntare il proprio gioco, ma la Gioiese risponde corpo su corpo. Bene, allora ci sentiremo più tardi, grazie per il momento a Giuseppe Mancini. Siamo al 33°, intanto il Trapani si è portato in vantaggio sull'Ocri al 28°, 1-0, ha realizzato la marcatura il tedesco Kragl, che è uno degli elementi di forza di questo Trapani, questo per sottolineare la forza dei siciliani che quest'anno, pur di vincere il campionato di Serie D e tornare tra i professionisti, non hanno badato a spese. Andiamo da Pinuccio Oliva, Castrovilla di Canicattì, a te la linea, Pinuccio. Sì, qua al Mimorenda siamo già al 30° del primo tempo, la partita sta andando avanti a ritmi molto blanti, anche perché il Castrovilla ce la sta mettendo tutto per non soccombere ancora nella settima sconfitta consecutiva, mentre il Canicattì ha avuto qualche occasione, ma molto molto sporadico, perché da segnalare c'è soltanto un bel tiro parato da Papitucci al 27°, ma poi niente. Adesso il Canicattì soffrisce di un calcio di punizione al limite dell'area che si appresta a battere in questo momento al limite del posto, dare in diretta
porta, tiro, ma niente, il pallone va alle stelle, quindi niente da fare. Siamo ancora sullo 0-0 quando qua siamo alla 30esima del primo tempo. Grazie, grazie a Pinuccio Oliva. E allora, partita che si è sbloccata solamente a Trapani, tra Trapani e Locri, mentre tra poco ci collegheremo anche con altri campi, ma andiamo nuovamente da Marco De Luise per Portici Lamezia Terme. A te la linea, Marco. Ben ritrovati qui al San Ciro, che è sbloccato il punteggio proprio un paio di minuti fa, al 32esimo, quando Palermo ha portato in vantaggio gli ospiti allenati da Salvatore Marra, riuscendo ad usufruire di un pallone in profondità, una superiorità numerica sulla tre quarti che ha messo in difficoltà il Portici, un'azione fotocopia in realtà di quella che c'era stata su per giù dopo il primo quarto d'ora della sfida, con Palermo che già si era reso pericoloso provandosi a tu per tu con De Luca. Stavolta però non ha sbagliato il numero 23, quindi ha portato gli ospiti in vantaggio. C'è poi da annotare un cambio, quello della mezz'ora, con l'uscita di Staraniti per quanto riguarda la formazione calabrese, che ha avuto qualche problema fisico, è subentrato al suo posto Diaz, quindi con la maglia numero 9. Non cambia però comunque il copione del match, nonostante il vantaggio della Lamezia Terme. Non c'è stata la reazione, diciamo, tanto attesa, almeno in questi primi minuti, da parte del Portici, che comunque sta continuando a fare grandissima fatica per spaventare la porta di De Luca, omonimo dell'estremo difensore del Portici, che ha praticamente i guanti ancora puliti, mai sporcati da alcuna conclusione da parte della formazione di casa, che quest'oggi è in divisa bianca. Intanto adesso è ancora Lamezia Terme che prova ad approfittarne con Schiavi, che riesce a far uscire però i suoi compagni, prova a scappare sulla sinistra portando palla, non c'è nessun compagno, riceve squertanti a destra, il tocco però è sbagliato, riprende palla Schiavi e poi c'è un calcio di punizione però assegnato a favore del Portici. Come dicevamo, in realtà ha provato a tenere botta fin quando ha potuto, poi però è crollato proprio al 32esimo con il vantaggio di Palermo. E vedremo se adesso i ragazzi di Mister Caramella riusciranno in qualche modo a reagire, quantomeno prima della fine del primo tempo. Adesso c'è una disattenzione ancora porticese con Bonanno che si avvicina col sinistro, la conclusione è De Luca che riesce a controllare in due tempi, ma ancora una volta enorme pericolo da parte dei ragazzi di Salvatore Marra, che hanno sfiorato anche in questo caso il raddoppio. Una piccola disattenzione difensiva da parte della retroguardia porticese, con De Luca che però è stato bravo stavolta a respingere il gol del raddoppio. Io ridò la linea allo studio, ribadendovi il parziale: Portici 0, Lamezia Terme 1, quando siamo giunti esattamente al 30esimo giro di lancette di questa prima frazione di gioco. Fini a voi. Grazie, grazie Marco De Luise. Intanto è passata in vantaggio Ligia Virtus sul campo del Città di Sant'Agata con Isgro al 29esimo, Città di Sant'Agata 0, Nuovi Gia Virtus 1. Andiamo dunque con i collegamenti dai campi, quindi al momento in Serie D Trapani Locri 1-0, Sant'Agata e Gia Virtus 0-1 e poi c'è Portici Lamezia Terme 0-1. In eccellenza le partite sono iniziate da pochissimi minuti. Vi ricordo che ieri non ci sono stati anticipi televisivi e quindi si gioca tutta giornata regolarmente, la quinta per l'esattezza, mentre per quanto riguarda il campionato di promozione tre anticipi. Andiamo a Bocale da Domenico Geria. Bocale Cittanova, a te la linea. Sesto minuto in corso qui a Bocale, ancora 0-0 con il Cittanova che prova a spedire questo pallone verso Tapparello, lo intercetta a scoppetta, poi Isabella proietta il pallone in avanti a cercare Moschilo, è in netto vantaggio per Odascoli, poi Urruti ancora di testa con Moschilo che non può arrivare su questo pallone, Cianci si appoggia a Palumbo, il rilancio di Palumbo è corto, recupera il pallone a rigo, scarico a destra verso Tosti, il cross di Tosti verso il palo lontano dove c'è Guglielmo, anticipato però dalla chiusura di De Paola che mette il pallone fuori. Sarà rimessa per il Bocale che già con Guglielmo un paio di minuti fa era andato al tiro, non ha colpito benissimo il pallone, proprio Guglielmo cerca la linea di fondo, riesce a crostare, Moschillo non può coordinarsi, Tosti tenta invece una mezza girata, anche lui non si coordina bene, il pallone si perde sul fondo, ma certamente un Bocale propositivo, molto più propositivo rispetto a questi giorni fa, in cui si cambiava, aveva giocato in maniera più attendista la formazione di Mister Staviano, quest'oggi invece ha schierato una squadra votata perlomeno al giocarsela a viso aperto contro la squadra di Nocera,
fatto recupero il pallone in maniera pulita il Cittanova, poi mette fuori il pallone Pipone soltanto con Scarcella, che era stato, che chiedeva il fallo, il Cittanova invece sarà rimessa per il vocale con Tripodi che ha già rimesso in gioco verso Moschilo. La chiusura di dell'ex Peppe Sapone, spedisce in avanti il pallone di testa scoppetta, palla che si spenna, smortata anche dal vento che si abbatte quest'oggi su vocale, tocco con un braccio involontario da parte di Marco Condemi, punizione per il vocale appena oltre il cerchio di centrocampo, dunque può tentare una nuova sortita offensiva la squadra di mister Saviano con un Rudi che lascia l'incombenza della battuta a Pannocchi, giocano posto i due. L'apertura a destra di Urruti verso Tosti, si è sovrapposto di tabella Tosti, vedremo se cercherà di convergere, infatti è così, punta la rete di rigore Tosti, testa in diagonale, e gol! Il gol di Tosti, il gol di Tosti, il vocale sblocca il risultato con il diagonale di Santiago Tosti all'ottavo minuto, trova il sottuggio perfetto e destra Palumbo sul secondo palo ed è il gol di Santiago Tosti che porta in vantaggio il vocale sul Cittanova dopo 8 minuti. Un gran gol davvero, l'iniziativa personale dell'argentino che trova la sua terza rete in 5 gare di campionato e si sblocca il risultato al Pellicanò col vocale che dopo 8 minuti trova il vantaggio su Cittanova. E riprendiamo la linea dallo studio con il vantaggio del vocale a sorpresa sul Cittanova che viene indicata come una delle pretendenti alla vittoria finale del campionato, ma ci sarà da soffrire perché anche il vocale quest'anno ha intenzioni abbastanza serie. Intanto vediamo la marcatura con questa iniziativa sulla destra e il tiro che si insacca sul palo più lontano del portiere del Cittanova, quindi vocale in vantaggio per 1-0 proprio nel momento in cui stavano entrando in campo i sostenitori cittanovesi, quindi inizia subito in salita questa sfida per la compagine di Graziano Nocera, quindi si sbloccano le partite anche nel campionato di eccellenza con questa marcatura del vocale. Noi ne approfittiamo alle 15.43 per andare con una breve sosta pubblicitaria con il riepilogo dei nostri sponsor e poi ritorneremo qui in diretta su Telemia, linea che passa alla regia. Domenica in campo, un programma in collaborazione con Lavorata Porte e Finestre, Edil Merici, Punto Moda Mimmo Salerno, Abamed, Centro Alimentare Siderno, Ecologia Oggi, Ceramicasa di Giuseppe Calauti, Stocco e Stocco, Sabatino Trasporti, Clima e Calore by Caracciolo. :45, sempre in diretta qui su Telemia e sulle frequenze di Radio Siderno La Cometa sui 103.5 e 9200 della modulazione di frequenza. Andiamo al Borrello di Brancaleone, Mimmo Maressa per Brancaleone, Gioiosa Ionica, a te la linea, Mimmo. Sì, ben ritrovati, la partita è iniziata tra Brancaleone e Gioiosa. Vi posso dare le informazioni? Vai. Allora, il Brancaleone scende in campo con Laganà, Galletta Daniele, Manganaro, Montero, Tuscano, Nucera, Galletta Giovanni, Galletta Simone, Obinna, Candido e Violi. Risponde il Gioiosa Ionica con Pellegrino, Irsnar, Cavallaro, Ferrara, Marulla,
Paladini, Gentile, Novak, Quintero, Panetta e Cecere. Diciamo che è successo, adesso è stato pure è stato dato un gol per fuorigioco, per il Gioioso aveva segnato, ma era il fuorigioco. Tra l'arbitro e la signora Pittella di Crotone, con Graziano assistente, primo assistente, e secondo assistente genovese di Paola. Niente, siamo arrivati al decimo minuto del primo tempo, sempre 0-0, ci sentiamo più tardi. Grazie a Mimmo Maressa, quindi 0-0 tra Brancaleone e Gioiosa Ionica. Vediamo se ci sono delle novità per quanto riguarda il match del Propellaro. È 0-0 al momento, così come l'Isola Capo Rizzuto in eccellenza, sempre 0-0. C'è il vantaggio del Capo Vaticano qui a Roccella, quindi Roccella 0, Capo Vaticano 1, autorete di Figliomeni, ci comunica Pino Gagliano. Tra poco andremo quindi a commentare questa partita, che si è messa male subito per il Roccella, ma ora andiamo a Vibo Marina, da Mimmo Chiera, Soriano Palmese, a te la linea. Sì, ecco, in questo momento siamo al quindicesimo del primo tempo, la partita è piacevole perché la Palmese fa un bel pressing alto, però il Soriano potrà essere facilitato di questo pressing alto, perché se in pratica si supera il primo pressing si possono aprire spazi enormi. Poco fa, al decimo, c'è stata una bella triangolazione al Varez Clasadonte, che tira purtroppo sulla traiettoria della porta, c'era un difensore che l'ha deviato in calcio d'angolo. La Palmese fa un bel pressing, in questo momento c'è la palla il Soriano Alvarez chiama un fallo a favore della Palmese, perché rileva un fallo da parte di Alvarez, una trattenuta che a mio avviso non c'era. Però adesso la Palmese sta passando la palla al portiere, perché è imposta anche da dietro la Palmese, perché cerca di fare gioco dalla difesa, però il Soriano ben messo in campo con Fioretti che fa il primo pressing sul difensore, sull'altro difensore va Ocampo e Alvarez. Adesso la palla ce l'ha il portiere, la lancia lunga sull'attaccante della Palmese, che in questo momento la spara sui piedi del portiere del Soriano, che lancia lungo su Acosta, però perde la palla Acosta, il numero 5 della Palmese passa al centrale di centrocampo, il numero 8 che adesso mi sfugge il nome, passa la palla al difensore centrale, il portiere, sempre la solita manfrina, però che non produce... Bene Mimmo, allora ci sentiremo più tardi, grazie, sempre 0-0 tra Soriano e Palmese. Intanto siamo al 48esimo a Locri tra LFA Reggio Calabria e Gioiese 1918, o per meglio dire Gioiese 1918 che gioca in casa contro LFA Reggio Calabria. 0-0, finisce qui il primo tempo tra gli applausi dei tifosi della Gioiese, che sono visibilmente contenti della prestazione dei loro giocatori, un po' meno da parte di quelli di Reggio Calabria. Sicuramente la Gioiese poteva portarsi in vantaggio, anche se ci sono proteste, vediamo, da parte di qualche giocatore di Reggio Calabria, ma comunque l'arbitro ha mandato tutti negli spogliatoi. Andiamo a Roccella Capo Vaticano, a te Pino Gagliano. Sì, invece qui c'è la quanta vitalità, 16 minuti in questo primo tempo, e la Roccella tenta di riequilibrare le sorti. E penso che parla proprio con Figliomeni, che è l'autore dell'autogol al settimo, il suo colpo di testa nel tentativo di rinviare un cross al centro di Antonelli. Pertanto squadra ospite in vantaggio per 1-0. Peccato, era funzionato bene in Barcella, ma attenzione a Figliomeni adesso, il pallone che fa la barba alla traversa di Piccolo, proprio di un soffio di là della traversa del numero uno della formazione del Capo Vaticano. Dicevo Roccella che aveva cominciato bene con Camarà, che si era presentato tutto solo dinanzi a Piccolo,
falliva, mandando il pallone di poco fuori, poi l'autogol di Figliomeni per ammortito il Roccella, concedeva qualcosa agli ospiti che con Artuso andavano vicini al gol anche al dodicesimo, allora quando il numero 19 entrava in rigore per la sua diagonale che finiva di poco fuori al di là del palo sinistro della porta di Sorello. Attenzione ancora alla Roccella, sempre con la piccoletta Camarà, la sua girata di sinistra parata da Piccolo, ed ecco dopo un periodo di appannamento dato pochi minuti il Roccella che si riabilita ed ha già un paio di occasioni, ma attenzione sul capovolgimento di fronte e la formazione del capo vaticano, il pallone al centro, anticipa Schiavello con le braccia, il numero 9 Sciuraca, branca impresa e ha già servito proprio i compagni di squadra, pertanto al 17° Roccella 0, capo vaticano 1, 8 gol di Figliomeni al settimo. Un attimo ancora Camarà, niente, sfuma questa occasione, mandata in calcio d'angolo la palla, Pier Antonio. Grazie, intanto segnaliamo il raddoppio del Trapani su Locri, sempre con Kragl, primo gol su calcio di rigore, secondo su azione per il calciatore tedesco che, lo ricordiamo, ha giocato anche in Serie B con Frosinone, quindi 2-0 praticamente il Trapani ipoteca questa sfida contro un Locri che non può sicuramente concedersi passi falsi per via di questo stentato inizio di campionato, ma ancora c'è tutto il tempo per potersi riprendere, ovviamente servirà un'inversione di tendenza. Quindi primi tempi che si sono conclusi in Serie D, si è nell'intervallo, invece si sta giocando regolarmente sia in eccellenza che in promozione. Non so, regia, se possiamo collegarci con Marco De Luise per il commento del primo tempo di Portici contro Lamezia Terme, con il Lamezia in vantaggio per una rete a zero, aveva realizzato Palermo per i lametini, ma andiamo da Marcello Marzialetti, vediamo se ci sono novità da Rosarno, Virtus Rosarno, Mericucco. Marcello, sì, c'è la linea. Il risultato è di 0-0 dopo 21 minuti, ma il... e c'è il gol! No! Mamma mia, che cosa è sciupato Bertani a porta vuota! Portiere battuto, gli tira la palla sui piedi, una grande azione, ma poi c'è adesso il Menecucco in avanti, ma si ricompatta la difesa della Virtus Rosarno. 0-0 dopo 21 minuti, ma il la Virtus ha reclamato un calcio di rigore al decimo su Soriano, poi c'è stato il ritorno del Menecucco che è andato vicinissimo al gol con il numero 9 e è stato bravo Licastro a parare, niente di particolare, ma questa azione clamorosa della Virtus Rosarno, eravamo convinti che la passa che era Stera fosse finita in rete, ma il portiere è stato bravo e ha parato in extremis. 0-0, 23 minuti in linea allo studio. Grazie Marcello Marzialetti, intanto ci comunicano che ad Isola Capo Rizzuto lo stilo Monasterace si è portato in vantaggio con Matteucci, quindi Isola Capo Rizzuto 0, stilo Monasterace 1, gol di Matteucci su calcio di rigore. Andiamo da Domenico Bruzzè, Ardore Bivongi Pazzano, buona domenica. Buona domenica Antonio, allora l'Ardore si gioca da 16 minuti, risultato sullo 0-0, due acquisizioni nitide per l'Ardore a tu per tu con il portiere Campiarelli, nella prima occasione non è riuscito ad andare incontro alla palla, nella seconda bravo il portiere a ribattere a tu per tu. Beh, Ardore che ha qualche defezione oppure diciamo no. Quindi no. Al completo. Siamo a formazione al completo. Okay. Con le formazioni, sì. Per l'Ardore gioca Belcamella, Mazzone, Patea, Dura, Iara, Huerta, Libri, Bottiglieri, Carbone, Gligora, Quellas e Siamperielli. Mentre per il Bivongi scendono in campo Simonetti, Alfarano, Coniglio, Corapide, Pace, De Luca, Marulla, Pittinizzi, Taraco, Sove. Quindi siamo al 17° risultato sullo 0-0. Grazie, intanto diamo i finali per quanto riguarda le partite di Serie C. Messina-Giugliano è finita 1-0 per i peloritani, Benevento AZ Picerno è finita 2-2, Entella-Gubbio 2-1 e Juve-Stabia-Catania si sta giocando ancora, siamo al 95°, Campani in vantaggio per 1-0 sui siciliani. Andiamo ora da Domenico Paone, Atletico Maida Deliese, a Terrarina Domenico. Sì, buon pomeriggio nuovamente, siamo giunti al 24° del primo tempo, il risultato ancora fermo sullo 0-0, abbiamo avuto due azioni di rilievo,
tutte e due guidate dall'Atletico Maida, però nulla di fatto. Ribadisco il risultato 0-0, siamo al 25esimo del primo tempo. Grazie a Domenico Paone, sempre 0-0, intanto a Brancaleone le squadre stanno approfittando per dissetarsi, una giornata di caldo intenso, nonostante si sia al 15 di ottobre, un po' dappertutto in Calabria regna il bel tempo, vedremo, insomma, mi pare che il gioco è fermo, non so per quale motivo, tra poco ci collegheremo comunque con Mimmo Mares per verificare quanto sta accadendo al Borrello di Brancaleone, tra Brancaleone e Gioiosa Ionica, partita importantissima anche per i risvolti in classifica. Andiamo ad aggiornarvi dunque sui parziali in Serie D. Ragusa San Cataldese è finale questa partita 0-0, si è giocata ieri, poi Trapani Locri 2-0, Vibonese Real Casalnuovo 1-0, Castrovillari Canicattì 0-0, Sant'Agata Nuovi Gia Virtus 0-1, Gioiese LFA Reggio Calabria 0-0, Portici Lamezia 0-1. Alle 16 inizieranno Licata Cireale, Siracusa San Luca, e andiamo proprio a Siracusa da Paolo Scatà al De Simone per Siracusa San Luca. A te la linea, Paolo, buona domenica. Paolo, mi senti? Paolo, mi senti? Sentiamo l'audio di ritorno, ma non riusciamo a sentire Paolo Scatà dal De Simone di Siracusa. Proviamo, regia, se riusciamo a contattarlo magari con l'audio direttamente voi, in maniera tale che possa partire con il collegamento. Evidentemente avrà qualche problema di ritorno con lo studio. Partita che, questa vi dicevo, inizia alle 16 con il Siracusa che insieme al Trapani sta davvero disputando un campionato importante. Intanto Palmese in vantaggio sul campo del Soriano 1-0, ci comunica Mimmo Chiera, e quindi tra pochissimo ci collegheremo anche per la descrizione di questa marcatura, così come la Morrone in vantaggio sulla Paolana per 1-0. Si segna praticamente con il contagocce in questo campionato, sempre 1-0, e siamo quasi al 25esimo sul campo di Bocale, tra il Bocale appunto ed il Cittanova, partita che si sta incattivendo un pochettino con i giocatori delle due squadre adesso che fanno capannello nei confronti del direttore di gara. C'è un calcio di punizione dai 30 metri in favore del Cittanova che seguiremo con attenzione, quindi non so se riusciamo a ricollegarci nuovamente con Siracusa per questo primo collegamento per Siracusa San Luca con Paolo Scatà. Seguiamo l'esecuzione di questo calcio di punizione. Brancaleone in vantaggio sul Gioiosa con la marcatura di Giovanni Galletta, ci comunica Mimmo Maressa, quindi avevamo visto bene in precedenza. Seguiamo nel frattempo questo calcio di punizione per il Cittanova, dai 30 metri c'è uno specialista. Allora andiamo direttamente a Siracusa da Paolo Scatà, a te la linea, Paolo. Come sempre via turno, il ufficiale delle Siracusa oggi con il suo pianto, il Campanaduta in Pepo Rosso con parecchio giallo, funzione oggi del giallo nostro appunto, per quanto riguarda i colori sociali, stanno per non in questo momento in campo tanto grande campo le due formazioni, la compagna che si è riempita per quanto riguarda Siracusa naturalmente. Per cercare di conseguire appunto la settima serie contributiva in campionato. E quindi praticamente sono sistemato adesso c'è tanto, tanta presenza di ragazzi, di ragazzini, anche dei vari settori giovanili, e una partita comunque tutta da seguire con gli applausi del pubblico, tutti per il gioco naturalmente per questa condizione, trattandosi di più o meno in erba sintetica, che cercherà di dare seguito a questa serie positiva di inizio match, ma soprattutto di rispondere ai successi che stanno già venendo a poco il tempo del Trapani per il 2-0 in casa con i Belloppi,
e il vantaggio pure della stessa Fibonese che gioca invece con il Real Casanova, anche grande per capirlo di questo campionato, che ha cambiato allenatore e oggi è stato la prima volta in partita che ha amato dal posto di Leo Vanzetto alla griglia di Durlamente e il Vanzetto in trasferta contro il Porto. In trasferta poco sarà calcio d'inizio, sarà invece calcio del vizio secondo tempo per quanto riguarda invece tutte le altre gare, ad eccezione oltre che di Siracusa e a San Luca, anche di Casa Cireale, derby siciliano che anche questo avrà inizio alle ore 16. Bene, allora noi riprendiamo la linea dal De Simone di Siracusa, da Paolo Scatardi, giustamente diceva che la Fibonese ha chiuso in vantaggio il primo tempo con un gol di Convitto. Quindi importante questo vantaggio della formazione fibonese sul Real Casalnuovo, ma ritorniamo a Castrovillari da Pinuccio Oliva per il commento del primo tempo su Castrovillari Canicattia. A te Pinuccio. Non c'è più, mi dicono dalla regia, probabilmente avrà atteso più del dovuto. E allora andiamo dunque ad aggiornarvi la situazione a beneficio di coloro i quali si fossero messi solamente ora alla visione, all'ascolto di Telemia o sulle frequenze di Radio Siderno La Cometa. Oggi non si gioca in Serie A, in Serie B, si gioca in Serie C. Vi abbiamo dato i finali delle partite che riguardavano il girone C, con la vittoria del Messina sul Giuliano per 1-0, il pareggio per 2-2 tra Benevento e AZ Picerno e poi l'1-0 della Juve Stabia sul Catania che è finale. Vi ricordo alle 16:15 ci saranno altre partite tra cui Latina Monopoli, Virtus Francavilla Sorrento e Taranto Crotone, mentre domani alle 20:45 Casertana Avellino, ci sarà questa partita derby campano. Andiamo da Marco De Luise, il commento su Portici Lamezia Terme. A te la linea, Marco. Ben ritrovati qui al San Ciro. Si è concluso ormai già da una decina di minuti il primo tempo. Si è sbloccato il punteggio Portici 0, Lamezia Terme 1 al 32esimo con la rete di Palermo. Ma come vi raccontavamo, già dai primi minuti di gioco si è vista la consapevolezza, la voglia della messa di imporsi sul terreno di gioco e si può dire tranquillamente che è stato un primo tempo a senso unico con la formazione del mio tecnico Salvatore Marra, che vuole a tutti i costi strappare punti e quindi ripartire alla grande, insomma, rispetto invece alla formazione allenata da mister Ciaramella, che come ben sappiamo avrebbe un bisogno incessante, un bisogno forte di punti per cercare di dare una svolta a una stagione che è cominciata nel peggiore dei modi, una sola vittoria nelle prime 7 gare, ovviamente aspettando poi l'esito di questa sfida dell'ottavo turno di Serie D. È un primo tempo in cui sicuramente si è reso molto più pericoloso della Lamezia, anche in più di un'occasione, prima al 12esimo col palo esterno colpito dallo stesso Palermo, che si sta rivelando una spina nel fianco per la formazione di Ciaramella. Poi l'occasione di Kosovan servito da Buonanno in profondità sulla tre quarti, 4 minuti dopo al 16esimo, con la palla che si è stampata sul palo e poi il vantaggio maturato proprio come dicevamo poco dopo la mezz'ora al minuto 32. Naturalmente ci si aspetta qualche cambio da parte comunque di Ciaramella per far sì che il Portici possa reagire ad un primo tempo, come dicevamo, a tinte esclusivamente giallo-blu, con la formazione calabrese che in questo momento sta tenendo a pieno regime le redini, diciamo, di questo incontro, e le formazioni che stanno in questo momento ritornando sul terreno di gioco, quindi qualche attimo e ricomincerà anche la seconda frazione di gioco, quindi c'è ancora poco da dire. Non sembrano esserci cambi, ricordando però che proprio allo scoccare della mezz'ora è stato costretto al cambio proprio Salvatore Marra, che ha tirato fuori Saratini per un problemino fisico e ha permesso l'ingresso in campo del numero 9 Diaz, quindi c'è stato già un cambio tra le fila calabresi, nessun cambio a quanto pare tra quelle invece del Portici, quindi gli stessi 22 dovrebbero essere a rientrare sul terreno di gioco e naturalmente vi racconteremo poi nella seconda frazione di gioco come ritornerà il Portici in campo e se riuscirà in qualche modo a scardinare i meccanismi di gioco della Lamezia Terme, che sicuramente sta riuscendo ad ingabbiare appieno la formazione di Caramella, questo ginca attacca bianca. Quindi vi restituisco momentaneamente la linea ribadendo il parziale Portici 0 Lamezia Terme 1 con la rete al 32esimo di Palermo, quando siamo veramente a momenti per il fischio della ripresa che inaugurerà i secondi 45 minuti di gioco. A voi la linea. Grazie a Marco De Luise. Intanto ardore contro Bivongi Pazzano è sempre ferma
sullo 0-0, come ci comunica Domenico Bruzzè. Andiamo a ricapitolare dunque i risultati al momento per quanto riguarda il campionato di Serie D: Trapani Locri 2-0, Vibonese Real Casalnuovo 1-0, Castrovilla di Canicattì 0-0, Sant'Agata Nuovi Gia Virtus 0-1, Gioiese LFA Reggio Calabria 0-0, intanto iniziato il secondo tempo a Locri tra Gioiese e LFA Reggio Calabria, Portici Lamezia 0-1, poi Licata Cireale 0-0, Siracusa San Luca, che è iniziata da pochi istanti, 0-0, oggi riposa l'Acragas. In eccellenza Bocale Cittanova 1-0, Brancaleone Gioiosa Ionica 1-0, Praia Tortora Scalea 0-0, Isola Capo Rizzuto Stilo Monasterace 0-1, Morrone Paolano 1-0, Rende San Biase 1-0, Soriano Palmese 0-1, Vigor Lamezia Reggio Ravagnese 1-0. Andiamo in promozione, girone B. Abbiamo al momento Propellaro San Nicola da Crista 0-0, Roccella Capo Vaticano 0-1, Virtus Rosarno Melicucco, tra poco ci collegheremo per l'aggiornamento, Ardore Vivongi Pazzano 0-0, Maida e Deliese 0-0. Subito da Domenico Geria, Bocale Cittanova, a te la linea. 34esimo in corso, il pallone intercettato sul passaggio da Isabella, scivola Tasso Cattarello, la recupera però Papone, senza di spostare verso sinistra dove c'è Condemi, arriva Isabella che si testa, gli porta via il pallone all'ultimo istante, è riuscita a recuperare la posizione e ha conquistato anche la rimessa laterale Isabella, facendo rimbalzare a doppio piedi del calciatore avversario il pallone. Conquista la rimessa laterale, si merita anche gli applausi da parte del posto pubblico presente qui a Bocale, davvero un colpo doppio meraviglioso quest'oggi, così come anche nelle precedenti partite. Intanto l'inducata per il taglio di Zaric finisce a terra, poi con Demi che chiedeva il contatto palloso, non è dello stesso avviso l'arbitro che concede solo la rimessa da fondo campo per un Bocale che conduce sempre per 1-0, il gol che decide l'incontro all'ottavo minuto in corsi, è andato vicino al pari il Cittanova con il colpo di testa di Zaric bloccato da Pietro Marino, ma anche il Bocale un paio di volte in contropiede si è reso pericolosissimo con Sotti e con Moschilo, non è riuscito però a trovare la rete del raddoppio, però è una partita bellissima, vivace, senza esclusione di colpi, con entrambe le squadre che la stanno giocando a viso aperto con grandissima intensità. Altra palla per Tapparello che la mette a terra, è costretto però a indietreggiare, aspetta il movimento di un compagno, palla però intercettata da Isabella che la spara in avanti, la lascia uscire Giostre per la nuova rimessa laterale in favore del Cittanova. Aspetta il movimento dei compagni Giostre, cerca e trova Condemi, su di lui c'è ancora Isabella che lo chiude in fallo laterale, guadagna qualche metro. Il Cittanova è arrivato adesso all'altezza dell'area di rigore biancorossa, la rimessa con le mani ancora affidata a Paolo Giostre. Vedremo se andrà con una rimessa lunga a cercare in area di rigore le torri e così va verso Tapparello che riesce a girare di testa tranquillamente, però la blocca con le mani Pietro Marino che ha subito rimesso in gioco Tripodi che prova a partire in accelerazione, c'è la chiusura di Scarcella, il passaggio di Tripodi, poi in controtempo Guglielmo, la riconquista De Paola, poi ancora Scarcella verso Zaric, scambio con ancora con De Paola, chiude Tripodi in fallo laterale. Riuscita a intercettare questo passaggio, ma è ancora Cittanova che preme in avanti con intensità la squadra di Nocera, pallone senza lucidità che arriva Capone, Moschilo difende la sfera, si conquista il fallo con la spinta di Gianchi, ottimo il lavoro di copertura da parte dell'attaccante uruguaiano del Bocale, ha conquistato un prezioso calcio di punizione all'accesso della linea mediana che permetterà al Bocale di rifiatare nei prossimi istanti, sono stati minuti di tempo del Cittanova che è rimasto nella metà campo del Bocale senza però riuscire a intensificare davvero Pietro Marino, intanto difende la posizione Tossi, attenzione Tossi va al cross verso Moschilo, aziona il pallone che poi con il disturbo di l'avversario finisce tra le mani di Paluno. Bene, allora riprendiamo la linea perché dobbiamo comunicare diversi risultati che sono cambiati. Intanto ci comunica Pino Gagliano il 2-0 del Capo Vaticano qui a Roccella con Surace, quindi Roccella Capo Vaticano 0-2, poi c'è stato il pareggio del Reggio Ravagnese sul campo della Vigor, ora sono 1-1 le due squadre, c'è stato il pareggio del Gioiosa Ionica Brancaleone con Cecere, quindi Brancaleone Gioiosa Ionica 1-1, tra poco ci collegheremo anche con Giuseppe Notarianni per l'aggiornamento su Rende San Biase, quindi vedremo a che punto sono queste due squadre tra le protagoniste di questo campionato. Andiamo a Roccella, Pino Gagliano, Roccella Capo Vaticano.
37 minuti di gioco, doppio Antonelli in un minuto, prima da un calcio di punizione dai 20 metri, para Schiavello, poi sul calcio d'angolo sempre Antonelli, direttamente dall'angolo alla volta dei pali della porta di Schiavello, bravo ancora una volta l'estremo difensore della Roccella. Un secondo gol, quello subito dalla Roccella alla 31esima d'opera di Surace, che fa molto male. Nel primo l'autogol di Pio Meni, quando Roccella stava facendo bene, adesso sta facendo pure bene con Camarà pericoloso un paio di minuti prima, pallone finito di poco fuori, e poi sulla ripartenza in tandem Tripodi e Surace, vicino alla porta, a pochi metri dalla porta, il diagonale di Surace ha lasciato il suo posto, l'estremo difensore della Roccella, che nulla ha potuto farci sul suo piattone e preciso all'angolo destro della porta. Pertanto 2-0 il parziale al Nieto Muscoli in favore degli ospiti, che stanno ora giocando pure bene, come si diceva, probabilmente dal punto di vista morale. È stato un duro colpo per l'11 di Cosimo Silvano. 38 minuti di gioco, squadra ospite in vantaggio per 2-0. Antonio. Grazie, settimo minuto della ripresa a Locri tra Gioiese e dell'FA Reggio Calabria, sempre 0-0 il parziale. Andiamo da Mimmo Maressa, Brancaleone Gioiosa Ionica, a te Mimmo. Sì, allora qua sono successe diverse cose, dal trentesimo al trentacinquesimo passato in vantaggio il Brancaleone con Giovanni Galletta, che poi c'è stato un i giocatori del Gioiosa hanno protestato con la terna arbitrale perché a voler suo, perché dice che Giovanni Galletta invece con la testa l'ha messa con la mano dentro, e c'è stato un casino, un po' di proteste. Niente, poi dopo 5 minuti il Gioiosa ha pareggiato con Cecere, un bellissimo gol, devo dire, con una bellissima semi rovesciata, è stato un bel gol del Gioiosa. E niente, siamo sull'1-1, mancano quasi 5-6 minuti alla fine del primo tempo, poi c'è stata un'espulsione dalla panchina, un giocatore del Gioiosa è stato espulso, il giocatore Panuccio, gli ha detto qualcosa al guardalinea e l'arbitro l'ha espulso dalla panchina. Okay, 1-1, ci sentiamo più tardi. Subito a Rende, per Rende San Biase c'è Giuseppe Notariani, che ringraziamo per questo extra, siamo riusciti solamente all'ultimo a contattarlo e lo ringraziamo. A te Giuseppe, buona domenica. Buongiorno, buona domenica anche a voi. Qui siamo al neutro di San Fili, oggi siamo al 43esimo, 0-0 tra Rende e San Biase, dopo un ottimo inizio dei padroni di casa con diverse giocate offensive, tutte partite dai piedi di Mosciaro. Negli ultimi minuti è inserita in ripresa il San Biase, in particolare al minuto 38 è andata vicinissima al vantaggio con una conclusione a botta sicura di Capitan Crucitti, solo un grande intervento del portiere dei biancorossi ha negato la gioia del gol al 10 del San Biase. Dunque ora siamo al 43esimo, Rende 0, San Biase 0. Grazie Giuseppe Notariani, quindi 0-0 tra Rende e San Biase. Andiamo a Locri da Peppe Mancini, Gioiese Regina. Anzi, per meglio dire, Gioiese LFA Reggio Calabria. Peppe, a te la linea, sei in diretta. Pronto Peppe, mi senti? Sì, adesso sento, ero avvolto dal tifo caloroso dei supporters di Iola, che stanno incessantemente supportando la squadra di casa, che oggi sta offrendo una prestazione veramente di rilievo. Anche in questa seconda frazione di gioco, che è iniziata da 10 minuti qui a Locri, la Gioiese risponde a viso aperto a una regina, cioè Reggio Calabria, che è comunque entrata in campo nel secondo tempo, mi sembra con l'intenzione di far suo il risultato. Due squadre che si affrontano a viso aperto comunque qui a Locri. Mungo del Reggio Calabria al decimo del secondo tempo ha avuto un'ottima occasione nel centro dell'area di un calcio d'angolo quasi all'altezza del dischetto, si è trovato tutto solo in semi rovesciata e ha spedito la sfera alta sulla traversa, e in un cambio di fronte la Gioiese di contropiede per poco non puniva Yamarando, quindi
due squadre che vogliono conquistare i tre punti qui all'Oplo oggi. A voi. Grazie, grazie a Peppe Mancini. Tra pochissimo andremo con una pausa pubblicitaria con i nostri sponsor, vediamo se ci sono altri collegamenti dai campi per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Intanto vediamo un attimino, c'è una buona occasione per il Bocale in fase d'attacco con questo cross in area di rigore, un calciatore del Cittanova che poi riesce a spazzare via l'area, sempre 1-0 per i padroni di casa di mister Saviano. Sul quotato Cittanova siamo al 43esimo, Bocale che si era portato in vantaggio dopo pochissimi minuti con Tosti, quindi 1-0 per i reggini. C'è qualche collegamento, diversamente ne approfittiamo visto che sono le 16:17 per andare in pausa pubblicitaria, ma prima passiamo da Castrovillari, da Pinuccio Oliva, Castrovillari Canicattì, a te Pinuccio. Sì, qua dal Biborenza di Castrovillari siamo al nono minuto del secondo tempo e il Castrovillari con il Canicattì sono sempre sullo 0-0, una partita che è ripresa con la stessa lena del primo tempo, con il Canicattì che sta cercando di mettere sotto il Castrovillari, che però sta reagendo bene perché almeno fino adesso è stata una delle prime partite che è riuscita a mantenere ancora sullo 0-0, perché come abbiamo visto all'inizio di questo campionato non è stato molto. Adesso è Castrovillari in avanti, ma niente da fare, si ritorna adesso. Scusa Pinuccio, c'è il gol, di Reggio Calabria a Quell'Ocri contro la Gioiese, lo ha realizzato Marras, quindi LFA Reggio Calabria 1, Gioiese 0, puoi continuare, vai. Sì, qua rimane sempre sullo 0-0, adesso c'è soltanto un calcio di punizione a favore del Canicattì e vi ripasso la linea perché la partita sta andando sempre sugli stessi strascici, sempre sullo 0-0. Grazie, grazie a Pinuccio Oliva, quindi al 13esimo il gol di Marras per LFA Reggio Calabria, ospiti in vantaggio contro una nuova Gioiese, un'ottima possiamo dire nuova Gioiese che fino al momento aveva tenuto testa alla più quotata avversaria, anche se di recente costruzione la squadra del Reggio Calabria sta cercando di venire fuori con vittorie importanti, la seconda consecutiva sarebbe la terza consecutiva nel caso dovesse giungere quest'oggi. Andiamo da Peppe Mancini per la descrizione della rete, a te Peppe. Qui è cambiato il risultato, la regina ha salvato il vantaggio dopo un batter di battinaria. Questa palla è stata calciata da Cham trovando un miracolo di Almirante, il portiere di Viola, in prima battuta, e dopo c'è stato il tapin di un giocatore Amaranto che da pochi passi ha calciato la palla di prepotenza in rete, quindi gli Amaranto quindi trovano il vantaggio. E dopo comunque c'è una partita combattuta in entrambi i fronti, adesso vedremo se la Gioiese saprà controbattere, vedremo di che parte è fatta. E voi? Bene, grazie a Peppe Mancini, probabilmente il nostro corrispondente da Trapani quest'oggi avrà avuto qualche problema perché non riusciamo a metterci in contatto. Intanto 2-0 sempre per il Trapani con Krag, l'autore di una doppietta, e quindi noi alle 16:20 andiamo con l'incombenza commerciale e poi ritorneremo sempre qui in diretta per seguire le fasi finali delle partite che sono iniziate alle 15 nel campionato di Serie D, mentre per quanto riguarda eccellenza e promozione ci concentreremo sui secondi tempi che inizieranno subito dopo l'intervallo. Regia. Domenica in campo, un programma in collaborazione con Lavorata Porte e Finestre, Edil Merici, Punto Moda Mimmo Salerno, Abamed,
Centro Alimentare Siderno. Ecologia Oggi. Ceramicasa di Giuseppe Calauzzi. Stocco e Stocco. Sabatino Trasporti. Clima e Calore by Caracciolo. Rieccoci nuovamente in diretta su Telemia, canale 76 del Digitale Terrestre. Ieri si sono disputate ben 5 partite nel campionato di prima categoria, girone D: Africo Ardore 1-0, Bagnarese Lazzaro 2-1, Catona Bovarinese 2-3, Palizzi Villese 1-2, Taurianova Siderno 5-0. Vi ricordo che l'altra formazione di Siderno, il Città di Siderno, parteciperà prossimamente al campionato di seconda categoria e non si riesce a spiegare come mai la Città di Siderno debba avere due squadre, una in prima categoria e una in seconda categoria, quando il blasone della società e anche le grandi tradizioni calcistiche sidernesi meriterebbero sicuramente altri palcoscenici, ma su questo ci sarà tempo e modo per poter eventualmente discutere. Andiamo da Domenico Paone, Atletico Maida contro Deliese, a te la linea, Domenico. Sì, siamo nell'intervallo vicinissimo al gol per due volte il Maida nel finire del primo tempo, bravissimo il portiere ospite a compiere due veri miracoli che hanno così... Caduta la linea, quindi sempre 0-0, abbiamo capito comunque a Maida... tra Maida e Deliese. Andiamo da Domenico Bruzzè, l'aggiornamento su Ardore Bivongi Pazzano, a te Domenico. Ardore in vantaggio con Pianfarelli al 43esimo del primo tempo, e adesso il portiere in questo momento ha fatto una grande parata su Quelas, quando siamo allo scadere del primo tempo, risultato gol per l'Ardore, ha segnato di nuovo Pianfarelli 2-0 al 43esimo del primo tempo. Quindi possiamo dire che la partita si ipoteca in questo modo con il gol del raddoppio, ci sarà tutto il secondo tempo, ma l'Ardore sicuramente fa valere in questo momento il fattore campo. Grazie Domenico. L'Ardore al momento non ha subito un tiro in porta. L'Ardore che sia una squadra ottima per la categoria lo abbiamo già saputo da tempo speriamo che quest'anno possa sicuramente lottare, perché no, anche per la vittoria finale del campionato. Grazie a Domenico Bruzzè per il momento. Andiamo dunque a vedere quanto sta accadendo a Trapani, dove il Locri è sempre sotto per 2-0 contro i siciliani, la doppietta di Kragl. Intanto vediamo anche quello che sta accadendo a Siracusa, tra Siracusa e San Luca. Roccella Capo Vaticano, Pino Gagliano, a te la linea. Sì, ce la prendiamo con comodo, anche perché siamo in intervallo a Roccella Ionica, abbiamo visto un primo tempo in cui Roccella gioca e Capo Vaticano fa i gol, anche se dopo averlo subito il gol Roccella ha avuto uno degli attimi di affannamento e si è aperto a qualche contropiede della formazione nero-verde. I gol sono stati due, il primo è un autogol al settimo di Figliomeni su un cross innocuo al centro di Antonelli, il colpo di testa a voler liberare di Figliomeni invece manda il proprio sacco alla destra del portiere Schiavello. E poi un gol in ripartenza al 31esimo, sempre il Capo Vaticano. Dopo un'azione pericolosa della Roccella partono Tripodi e Surace, ed è Surace tutto solo dinanzi a Schiavello ad avere buon gioco e a mettere con un piattone alla destra sempre del portiere Schiavello. E poi Roccella in questo finale tentato in avanti qualcosina, ma alla tre quarti poi si ferma e non riesce a concludere. Manca un attaccante vero alla Roccella, altrimenti si sarebbe dovuto finalizzare quanto prodotto in questa gara e nelle altre quattro precedenti, cui Roccella ha prodotto tanto ma ha concluso pochissimo. Parziale primo tempo a Roccella, Roccella 0 Capo Vaticano 2. Studio. Grazie. Intanto c'è il gol del Gioiosa sul campo del Brancaleone con Panetta. Brancaleone 1 Gioiosa Ionica 2,
ce lo comunica Mimmo Maressa, quindi Gioiosa Ionica che riesce per il momento a ribaltare l'1-0 iniziale siglato dal solito Giovanni Galletta. Intanto sta per finire il primo tempo anche a Bocale, se non è finito già da diversi minuti, tra poco il secondo tempo, quindi 1-0 per il Bocale sul Cittanova. Andiamo proprio da Mimmo Maressa, Brancaleone, Gioiosa Ionica, a te la linea, Mimmo. Sì, allora qua è cambiato di nuovo il risultato, il Gioiosa è passato in vantaggio con un gol di Panetta, un contropiede bellissimo del Gioiosa, e si è fatto trovare impreparata la squadra del Brancaleone e ha infilato il portiere alla gana Panetta e ha portato 2-1 il vantaggio del Gioiosa. Adesso è finito il primo tempo, stanno andando negli spogliatoi, ci sentiamo per il secondo. Grazie a Mimmo Maressa per la descrizione di questo gol del Gioiosa che conduce ora 2-1 sul campo del Brancaleone. Scusatemi se ogni tanto mi vedete indaffarato, ma c'è da tenere il collegamento con diversi campi per gli aggiornamenti. E allora andiamo a Vibo Marina da Mimmo Chiera per Soriano Palmese. A te la linea, Mimmo. Sì, come dicevo, ho scritto nella chat, la Palmese è andata in vantaggio su un gol regalato dalla difesa del Soriano. Comunque il merito va alla Palmese perché sta facendo un pressing asfissiante, come raccontavano nella radiocronaca. È un pressing diciamo sincronizzato, tant'è vero che il numero 2 del Soriano ha perso palla ingenuamente dal limite dell'area. L'attaccante Gomez della Palmese ha fatto un tiro all'angolino che ha determinato il gol del. Giustamente in questo momento se lo merita il vantaggio la Palmese perché è ben organizzata, anche se il Soriano attacca però sbaglia l'ultimo passaggio, si vede che non è una manovra lineare, è un po' arruffaona e pertanto facilitando la difesa della Palmese. Per cui oggi diciamo il Soriano sta soffrendo meritatamente. Bene, vediamo quello che accadrà nel secondo tempo, Mimo, perché sì, la partita ancora è molto aperta. Grazie per il momento. Intanto Marco De Luise ci comunica il pareggio del Portici con Maione sul Lamezia. Portici e Lamezia ora sono sull'1-1 e siamo al 63esimo. Andiamo da Domenico Geria per Bocale Cittanova. A te, Domenico. Siamo nell'intervallo, tra pochissimo i calciatori delle due squadre torneranno in campo per il secondo tempo, il risultato all'intervallo è di 1-0 in favore del Bocale, il gol che decide l'incontro all'ottavo minuto realizzato con un bel diagonale da parte di Santiago Tozzi, 1-0 che il Bocale ha difeso con grande attenzione nel primo tempo, solo un paio di opportunità concrete costruite dal Cittanova che ha tenuto maggiormente il pallino del gioco, però non è riuscito a saltire la difesa di casa ben sorretta da Pietro Marino e dall'esperienza di Scoppetta e Barnocchi. Zaric ci ha provato di testa, Marino ha bloccato, altra opportunità poi nei minuti finali con un calcio di punizione di Sapone che ha attraversato tutta l'area di rigore, Ricciardi però dalla parte opposta si è coordinato male e da buona posizione ha sparato alto una potenziale opportunità da rete. Vocale che invece in contropiede ha cercato di rendersi pericoloso in più frangenti, non è riuscito ad arrivare pericolosamente dalle parti di Palumbo, ma ha creato diverse insidie grazie alla velocità di Guglielmo e di Tozzi, ben supportati anche da Arrigo e da Tripodi Sabella che spingono tantissimo. Per il momento posso restituirti la linea, il risultato all'intervallo come detto è 1-0 per il Bocale. Grazie a Domenico Geria, quindi 1-0 a sorpresa del Bocale sul Cittanova, ma ancora ci sarà tantissimo tempo per cercare di venire fuori da questa momentanea sconfitta per il Cittanova. Intanto finisce 1-1 tra Vigor e Ravagnese il primo tempo. Andiamo a Portici da Marco De Luise. Portici Lamezia Terme, a te la linea, Marco.
Per ritrovare al San Siro, sì, Portici Lamezia Terme, il punteggio è di 1-1 con il pareggio da parte della formazione allenata da mister Ciaramella al 63esimo, grazie alla rete di Maione. Stavolta all'episodio riesce a girare bene per il Portici con la conclusione di Artella al 63esimo, aiutato da una direzione del difensore, ha messo in difficoltà De Luca, che ha respinto sui piedi di Squersanti, palla al centro e tap-in di prima intenzione di Maione, che ha potuto festeggiare quindi il gol del pari. Adesso la gara sembra essersi comunque ristabilita, quantomeno nell'equilibrio, con il Lamezia che ha provato subito a ritornare su con qualche conclusione dalla distanza, come quella pochi istanti fa da parte di Serra, che però non ha spaventato particolarmente la porta difesa dall'omonimo appunto De Luca della formazione calabrese. E il Portici invece ha avuto anche l'occasione di andare subito sul 2-1 proprio qualche istante dopo il gol del pari, con Sow che ha ricevuto sulla destra, ha scaricato sulla tre quarti per Selap, che poi di prima intenzione ha calciato con la palla di poco alta sulla traversa. Quindi un vantaggio l'episodio che serviva appunto al Portici per cercare di ritornare in gara. Adesso anche da un punto di vista di atteggiamento, da un punto di vista di carattere, sembra comunque essere ritornato, ecco, in campo un altro Portici. Adesso la palla intanto al centrocampo con Squersanti, che prova a lanciare Maione, duello con Marchetti, Maione riesce a vincere il duello, a superare Marchetti sul fondo, sulla sinistra, il pallone verso Sow, che però salta in aria senza però riuscire a trovare l'impatto con il pallone. Adesso prova a uscire fuori il Lamezia, guadagnando una rimessa laterale poco più avanti della propria area di rigore. Quindi si comincia dai centrali difensivi e con Chironi, che riceve palla in regia, ancora una volta Pinna, che poi va al lancio lungo a servire un compagno, riprende però palla Riccio, poi serve Selap, lascia scorrere verso Maione, che però preso in controtempo non riesce ad impattare la sfera. Quindi Marchetti ritorna ancora una volta dal numero 74 di Arofalo, poi c'è un fallo commesso da Schiavi lateralmente sul cesto di centrocampo. Ripetiamo, comunque la partita sembra essersi leggermente ristabilita, con Lamezia Terme che in realtà sul punteggio di 1-0 palleggiava anche bene, stava comunque controllando benissimo la sfida, anche senza premere sull'acceleratore, stando in vantaggio comunque di una rete. Poi però l'episodio, come succede nel calcio, che ha ristabilito la parità, e sicuramente questo è un punteggio che farebbe comodissimo a un Portici, che necessita quantomeno, diciamo, di un punto per cercare di dare una svolta alla propria stagione, per cercare di interrompere comunque la pista di risultati negativi. Quindi quando siamo giunti al minuto 28 della ripresa, il punteggio è di Portici 1, Lamezia 1, con la rete al 32esimo di Palermo, ripetiamo, al 63esimo della ripresa di Vincenzo Maione. Vi restituisco la linea naturalmente al prossimo collegamento. Grazie. Grazie a Marco De Luise. Quindi 1-1 tra Portici e Lamezia Terme. Intanto a Reggio Calabria l'LFA ha avuto l'occasione per raddoppiare con Ciam, che da pochi metri ha però spedito il pallone di poco sul fondo. Andiamo a Siracusa. Siracusa San Luca, Paolo Scatà, a te la linea. Sono 32, gioco nel corso del primo tempo, sulla fine del vantaggio 1-0 su San Luca, l'ha sbloccata al 29esimo Mimmo Accio al terzo centro stagionale, su assist perfetto da destra di Alma, proveniente di Cioccolatino, da appoggiare tutto con la sua vita, sulla fine ancora pericolosamente davanti alla ricerca del secondo gol, San Luca trasformato, in realtà ci aveva provato già tantissimo su Siracusa, soltanto la bravura di Mistica e alcuni sezioni sbagliate e di tanti residui avevano mantenuto questo risultato sulle 0-0, mentre il Saluta talmente non si è mai visto, se non con una conclusione da lontano deviata da Anchis, separata completamente da Lambre. Il gol quindi, il terzo finale per quanto riguarda Maggio, e si è avuto che vuole concludere la prima frazione di gioco magari con le doppie vantaggio, continua questa bella trama di giocare in centrocampo per gli azzurri, oggi in maglia bianca, che fallo su una libretta, calcio di punizione per il tiro, l'arbitro però Stefano Astria di Salerno, che è dirigente che spiega bene questo match, non ha munito nessuno, sta tenendo in pugno la gara con tanta calma e tranquillità, quindi possiamo dire che sta davvero di grande bene, si raggiunge il fatto che il famiglio si fa come si può confermare il nostro spettatore del futuro. Adesso tutti
Allora, da questo punto di vista non è cambiato assolutamente l'atteggiamento del San Luca. In effetti si è visto che quando ha rubato palla solo con un attaccante le mezze ali erano troppo lontane, non sono riusciti a partire, perché probabilmente l'atteggiamento sarà quello fino alla fine della gara. Loro sperano così in una giocata particolare di qualcuno, ma non vedo in questo momento come il San Luca possa rendere difficoltà al Siracusa. Bravo, subito l'arbitro a spiegare un tentativo fa Zampa e Zampa. C'è già subito un cambio per quanto riguarda il San Luca, è pronto Luigi Fiamminghi, classe 2004, pronto ad entrare in campo. Potremmo proseguire senza Calderone, costretto a lasciare. Bene, allora possiamo riprendere la linea dal Nicola De Simone di Siracusa. Locali in vantaggio sul San Luca per 1-0 con la marcatura al 30° di maggio, che si conferma l'uomo in più degli Aretusei in questa fase di campionato. Intanto sempre 0-0 tra DGS Praia Tortora e Scalea Calcio nel primo tempo. Andiamo al campionato di eccellenza Tonino Scalise, il commento di Vigor Lamezia Reggio Ravagnese, che è il match di cartello di questa domenica per questo campionato. A te la linea, Tonino, buona domenica. Sì, buon pomeriggio, buona domenica anche a voi, una splendida giornata di sole qui sul Guido di Ippolito ed una gara molto piacevole tra Vigor Lamezia e Reggio Ravagnese. Dico subito il punteggio è fissato sull'1-1, tutto sommato ci può stare perché ci sono state durante la gara occasioni da una parte e dall'altra. Nel finale Vigor Lamezia ha rischiato, ma in precedenza aveva anche colpito un incrocio dei pali con un colpo di testa di Giovanni Foderaro. Le squadre sono scese in campo con queste formazioni: Reggio Ravagnese con Morabito, Laviglia, Mescara, Franzò, Fotibuda, Cappelletti, Mangiola, Becero, Puntoriere e Sottirotta. Dopo poco dell'inizio del primo tempo poi Falzia ha sostituito Laviglia, che si è infortunato. La Vigor invece è scesa in campo con Columbre, Amendola, De Fazio, Curcio, Mascaro, Benizzi, Calomino, Lavrenti, Bernardi, Perciamontane e Giovanni Foderaro. Il vantaggio della formazione biancoverde al 21° con un calcio di rigore trasformato da Curcio per un fallo commesso su Bernardi, che era entrato in area in slalom, palla al piede, dove è stato messo giù dal diretto avversario. 8 minuti dopo c'è stato il pareggio della formazione ospite, praticamente una mischia in area con Columbro che respingeva una prima conclusione, poi era all'esto Becero sulla ribattuta a spingere il pallone in rete per l'1-1. Ripeto, partita piacevole, ci sono state diverse occasioni da una parte e dall'altra, qualcuna in più sicuramente da parte della Vigor Lamezia, che ha fatto una seconda metà del primo tempo abbastanza, diciamo, abbastanza sostenuta rispetto agli altri primi tempi che abbiamo visto finora. Vi ricordo che finora la Vigor non aveva mai segnato nei primi 45 minuti, questa è la prima volta che segna nei primi 45 minuti di gioco, perché sicuramente il primo tempo è stato diverso dagli altri delle altre partite. Direi che è tutto e vi restituisco la linea. Grazie a Tonino Scalise. Il risultato era di 1-1 tra Vigor Lamezia e Reggio Ravagnese alla fine dei primi 45 minuti, e ora andiamo in pausa pubblicitaria. Noi ritorneremo tra qualche minuto qui in diretta sul canale 76 di Telemia, o se ci state ascoltando via radio sulle frequenze di Radio Siderno La Cometa, sul nostro portale internet telemia.it. A tra poco per la terza parte, possiamo dire, di Domenica in Campo. Regia. Costruire e ristrutturare casa adesso è diventato un piacere per la coppia, veloce e divertente. Edil Merici SRL, la tua casa, dalle fondamenta al tetto. Ceramicasa di Giuseppe Calauti offre pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, parquet, porte e scale. Professionalità, qualità e competenza al tuo servizio. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino,
trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizie, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Stocco e stocco, il piacere dello stocco, ma quello buono. Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. S.A. Centro Supermercato Alimentare. Scegli il posto giusto dove fare la spesa. Salumi, formaggi, surgelati, vini, detersivi e tantissimi altri prodotti selezionati attentamente per te dal nostro personale per garantirti qualità, freschezza e convenienza. Non rinunciare alla qualità. Vieni a trovarci al CSA, Centro Supermercato Alimentare, con il suo vasto parcheggio. Strada Statale 106 tra Siderno e Locri. Telefono 0964 82 832. Inoltre ricordiamo il fornitissimo reparto cash con prezzi assolutamente convenienti. Eccoci nuovamente in diretta. Proprio in questo momento c'è il terzo gol del Trapani con Balla, quindi Trapani 3, Locri 0. Andiamo a Locri da Giuseppe Mancini, Gioiese e Regina. No. Allora, abbiamo sempre questo problema del microfono che abbiamo risolto anche in questo caso, è una questione anche a volte mentale, quindi fortunatamente i nostri tecnici, che sono sempre in agguato, riescono a correggere i nostri errori da principianti, ma a volte può capitare. Quindi ritorniamo in diretta 16.44 su Telemia, canale 76. Dicevamo, ritorniamo a Locri per Gioiese e LFA Reggio Calabria, mentre il Trapani ha messo a segno la terza marcatura con Balla su Locri. Trapani 3, Locri 0. Andiamo da Peppe Mancini, Gioiese LFA Reggio Calabria. E al 40° del secondo tempo ha appena trovato il doppio vantaggio la Regina con Cham, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo ribadisce la palla in rete da pochi metri dopo un batte di batti cinciaschiamento in aria, e quindi porta la Regina sul 2-0. Dopo il gol comunque del vantaggio nel secondo tempo, la Regina ha avuto altre occasioni per portarsi sulla tranquillità, quindi del proprio vantaggio. Una Gioiese che non è riuscita a controbattere, a ritrovare il mandorlo della matassa, che nel primo tempo aveva fatto ben sperare. Quindi dopo il gol dello svantaggio i viola non hanno saputo fronteggiare bene la situazione, sono stati trafitti adesso per la seconda volta al 40°, quindi difficilmente. Peppe, mi pare due gol quasi, no. Due gol in fotocopia abbiamo visto. Due gol su palla che è rimasta lì in area di rigore, poteva essere
liberata in modo migliore dai Viola, ma o per fortuna o non si sa per quale motivo, non purtroppo per i tifosi che sono accorsi qui quest'oggi, gli Amaranto comunque hanno saputo concretizzare, a del vero in questa seconda frazione meritano la vittoria, perché sono andati parecchie volte al tiro in questa seconda frazione. Invece il primo tempo è stato molto combattuto, anzi la Gioiese forse meritava qualcosa in più, ma tutto sommato la partita adesso è 2-0 per la Regina, quando ci abbiamo quasi alla conclusione. Ok Peppe, ci sentiremo più tardi per il finale. Intanto il Siracusa segna il 2-0 sempre con Maggio, autore di una doppietta, quindi Siracusa 2 San Luca 0. Vi ricordo che questa partita è iniziata alle 16, quindi sta per finire il primo tempo. Era chiaro che il San Luca avrebbe trovato delle difficoltà sul campo di una delle pretendenti alla vittoria finale, come appunto il Siracusa. Ma andiamo a Castrovillari da Pinuccio Oliva. Castrovillari, Canicattia, a te la linea, Pinuccio. Qua in Morente mancano 5 minuti alla fine di questa partita dei tempi regolamentari, sempre 0-0 per il Castrovillari Canicattia. Un Castrovillari un pochettino rivitalizzato, ma che non riesce a produrre granché dal punto di vista dell'attacco. Comunque la partita è sempre abbastanza equilibrata e siamo sempre sullo 0-0 quando mancano soltanto 5 minuti alla fine dei tempi regolamentari. Adesso il 3 avanti, ma niente, il Castrovillari si rifugia in calcio d'angolo. Se volete possiamo... Sì, seguiamo questo calcio d'angolo e poi riprendiamo la linea, Pino. Anche se, come dicevo, la partita si sta svolgendo molto, molto regolare, sia il Canicattia sia il Castrovillari, mi sembra che se sia la colla in calcio dello 0-0, perché il Canicattia sarebbe un buon risultato, lo 0-0, e il Castrovillari riuscirebbe ad avere il primo punto in questa classifica che, come dicevo all'inizio, è molto molto deficitaria, perché un Castrovillari a dire la verità un pochettino rivalutato in primo mese, perché sta facendo qualcosa rispetto all'ultima partita fatta, ma adesso il Canicattia che si prepara con questo calcio d'angolo tutto pronto, un po' di mischia in aria. Vediamo che niente da fare, il pallone viene rinviato, adesso il Castrovillari che cercava di andare avanti, ma niente da fare, si rimane sempre sullo 0-0. Quando siamo arrivati al 41esimo del secondo tempo. Grazie sempre a Pinuccio Oliva, tra poco vi daremo anche l'aggiornamento. Intanto diamo uno sguardo a quello che sta accadendo sempre all'Ocri tra Gioiese e dell'FA Reggio Calabria, sempre 2-0, sta per iniziare l'ultimo minuto di gioco, quindi a parte l'extra time che l'arbitro con ogni probabilità concederà, ma sul doppio vantaggio la Regina sembra gestire al meglio la partita. Andiamo da Marco De Luise, Portici, Lamezia Terme, a te la linea, Marco. Ben ritrovati sempre qui a San Ciro, il punteggio rimane invariato per il momento, sempre 1-1 tra Portici e Lamezia, le reti al 32esimo di Palermo e al 63esimo di Maione. Gara sicuramente in bilico quando mancano ormai un paio di minuti, forse anche meno, in attesa poi naturalmente dell'eventuale recupero che sicuramente ci sarà, visto i 4 cambi della formazione calabrese, invece soli 2 da parte di mister Ciaramella, che ha lanciato poco fa in campo anche Bruno Umile, ex Benevento ed Angri, ufficializzato dalla società azzurra proprio negli ultimi giorni. Il Porto ci sta battagliando, cercando di difendere a tutti i costi quello che sarebbe un pari preziosissimo per la formazione di Ciaramella. Intanto adesso il pallone si impenna con Lamezia costretto a ripartire ancora una volta dai piedi di De Luca. Lamezia che comunque non vuole assolutamente accontentarsi del pari e provare comunque a schiacciare il Portici nella propria metà campo. Tanto adesso c'è un fallo ai danni di Zanoni. Gli ultimi minuti sicuramente molto molto importanti per entrambe le formazioni, e sembra che comunque il punteggio possa sempre essere in bilico con Lamezia, che naturalmente rilanciandosi si è dovuto esporre a qualche ripartenza da parte degli
azzurri che, come raccontavamo anche nello scorso collegamento, hanno comunque sfiorato anche il gol del 2-1 dopo nell'immediato dopo il pari appunto di Maione. Adesso palla gira dalle parti di Schiavi, quindi Umile, quindi se la riesce a superare un uomo, se la ne supera anche un altro, prova il traversone nel mucchio sul secondo palo verso Sou, palla spizzata verso l'esterno. Sou però raccoglie, prova a puntare ancora all'aria dal limite destro, il sinistro messo nel mezzo verso Umile che batte il 2-1 in portici. La costa tenendo qui a San Ciro proprio allo scoccare del 90esimo, la firma è proprio di Umile, ragazzo ufficializzato come dicevamo proprio nella giornata di ieri da parte del portici. Posizionato male De Luca, il cross di Sou e la girata da parte del numero 16 che in questo momento sta regalando al portici tre punti preziosissimi in una gara che, come raccontavamo, sembrava condurre solamente la Lamezia, solamente gli uomini di Salvatore Marra. Poi l'episodio del gol di Maione ha in qualche modo segnato la svolta dell'incontro. Adesso ci sarà da capire quanto recupero c'è al 90esimo. Umile che sarà anche ammonito perché è risultato togliendosi la maglia. Proprio al 90esimo la firma di Umile, quanto serviva un calciatore che potesse concretizzare quanto costruito dal portici. Ammonizione intanto che arriva proprio in questo momento, ma possiamo ribadire tranquillamente per ora il punteggio momentaneo in attesa del recupero, con il portici che passa in vantaggio sulla Lamezia, il 2-1 siglato proprio da Umile al 90esimo. Adesso vedremo come reagiranno i ragazzi in casacca giallo-blu, naturalmente magari ci ricollegheremo certo tra qualche minuto per scoprire insieme quello che sarà il punteggio finale. Ribadiamo, Portici 2, Lamezia 1, con la rete al 90esimo di Umile che sta regalando tre punti importanti al Portici. A voi la linea. Grazie, grazie a Marco De Luise. Quindi Portici in vantaggio sulla Lamezia Terme 2-1 al 90esimo, la marcatura di Umile. Tra poco inizieranno ad arrivare i finali di questa domenica per quanto concerne il campionato di Serie D, mentre si sta giocando in eccellenza e in promozione. Andiamo regia, dove vediamo dove ci conduce la regia, andiamo a Bocale. Domenico Geria, Bocale Cittanova, a te la linea. Applausi strascianti per Antonio Arrivo che dopo 17 minuti della ripresa lascia il campo, al suo posto entra Domenico Nemi e vedremo un riassetto tattico anche da parte del Bocale con Isabella che probabilmente andrà ad occupare proprio una posizione in mediana per riuscire a dare un maggior contenimento alle offensive del Cittanova. Il risultato è sempre di 1-0, ricordiamo, decide al momento il gol segnato all'ottavo del primo tempo da Santiago Totti, un Rudi di testa, disturbato, il pallone arriva a Tapparello che getta lo spazio, apertura a sinistra verso il 3, quello con il nuovo entrato Nemia, rientra Totti su di lui, forse commette fallo, si prosegue, Sapone va al tiro, poi c'è l'arbitro che fischia e per il fallo commesso da Totti sul terzino del Cittanova non ha atteso il completamento dell'azione il direttore di gara che si era poi costruito con tiro di Sapone e rimpallato in calcio d'angolo. Ci sarà dunque punizione sul fronte sinistro dell'attacco del Cittanova per la squadra di Graziano Nocera che ha operato in presenza una sostituzione con l'ingresso in campo di Negro al posto di Ricciardi. Leggero riassetto tattico, abbiamo visto infatti qualche pedina che si è mossa diversamente sullo scacchiere. Punizione con Marco Condemi che è pronto a battere dal il lato sinistro dell'area di rigore del Bocale. Vedremo se proverà a calciare verso la porta di Pietro Marino o se cercherà le torri in mezzo all'area di rigore. Pallone insidioso mentre vediamo che sta per entrare anche Condomitti nel file del Cittanova, alla casacchina ancora addosso. Probabilmente dipenderà l'esito di questo calcio piazzato per procedere alla sostituzione. Quasi tutto pronto per la battuta con il signor Russo che osserva attentamente il posizionamento in area dei calciatori. Parte con Nemi, pallone diretto verso Pietro Marino che la blocca senza problemi, mentre è rimasto a terra dal suo lato bianco rosso. Pietro Marino chiaramente il pallone avanti non si è accorto del problema del compagno. Pallone che è arrivato dalle parti opposte fino a prima. Intanto riprendiamo la linea dallo studio perché ha segnato proprio il Canicattì in extra time al 47esimo. Castro Villari 0, Canicattì 1, ci comunica Pinuccio Oliva. Quindi il sogno del Castro Villari di tornare a punti sembra compromesso, ma ancora non sappiamo se è finale. Andiamo da Pinuccio Oliva, Castro Villari Canicattì, a te Pino.
Sì, qua al Mimorende siamo al 47esimo, Spagna al 47esimo, siamo quando il Canicattia al 46esimo è riuscito a realizzare l'1-0, ma una mischia con l'ennesimo calcio d'angolo, perché in effetti il calcio d'angolo è battuto dal Canicattia, abbiamo perso un bel fondo, Castro Villari che ce l'ha messa tutta fino alla fine, ma quando sembra l'unica cosa che è riuscita ad avere in questa partita a raggiungere il record, perché erano sei partite da quando seguiamo il Castro Villari, erano sei partite che non era riuscito a segnare, a schiodarsi dallo 0-0, adesso questa volta è andato sulla settima partita, quindi sono sette partite, adesso è finito il finale. Qua dal Mimorende il Castro Villari perde la settima partita consecutiva e sempre da solo a zero punti in classifica, adesso diventa molto molto complicato, e speriamo bene, speriamo che questa squadra dagli trascorsi molto molto non lo sono molto 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 forte in Serie D riesce a risollevarsi, ma sicuramente c'è molto da fare qua a Castro Villari, perché dopo sette partite giocate, anzi addirittura siamo all'ottava perché una ha riposato, siamo sempre al zero punti, quindi è difficilissimo andare avanti, speriamo bene, ci risentiamo magari la prossima volta, ci risentiamo in tempi migliori. Sì, speriamo bene Pinuccio, anche perché il Castro Villari, per come si era messa la partita, sicuramente poteva ottenere almeno un punto oggi contro il Canicattì. Intanto è finale a Trapani, il Trapani ha segnato la quarta marcatura con Mascari al 93esimo, Trapani 4, Locri 0, pesante sconfitta per il Locri sul campo della capolista Trapani. Andiamo a Locri, vediamo se c'è il finale di Gioiese, LFA Reggio Calabria, a te la linea Giuseppe Mancini. Giuseppe, sì, Locri è finita, 2-0, appena terminata la partita. Sì, ce la puoi commentare brevemente, Peppe? Niente, nel secondo tempo ha legittimato il vantaggio trovato al 15esimo, la regina, e dopo di che c'è stato il doppio vantaggio che ha spento tutto. Comunque la Gioiese ha combattuto con i propri mezzi e adesso il lavoro per Mister Viola da lunedì sarà lungo, ma sicuramente saprà il mister dove intervenire. Sì, intanto la regina è per Reggio Calabria la terza vittoria di fila, ricordiamo che deve recuperare ancora tre partite, si trova a 10 punti anche se Siracusa e Trapani sembrano volare in questo momento in graduatoria. Grazie Peppe Mancini per questo collegamento da Locri, che possiamo chiudere su Gioiese, LFA Reggio Calabria. La formazione ospite di mister Trocini ha vinto per 2-0 con le marcature di Marras e poi anche il raddoppio di Ciamego, così come calciatore di colore del Reggio Calabria. Andiamo da Marco De Luise, Portici Lamezia, a te la linea Marco. Sì, è finita in questo momento Portici Lamezia con il signor Di Renzo che ha mandato le squadre negli spogliatoi, ma è successo l'impensabile negli ultimi minuti perché il Portici l'ha ribaltata al 90esimo con la rete di Bruno Umile, che regala finalmente nuovamente la vittoria ad una formazione che aveva necessariamente bisogno di punti, di tre punti importantissimi che finalmente danno il giusto morale, e chissà che non cominci adesso una nuova stagione per gli azzurri di mister Ciaramella, che hanno fatto enorme fatica nel corso della gara, una gara che vedeva fino al 63esimo il controllo, il dominio totale da parte del Lamezia, poi l'episodio al 63esimo con la rete di Maione che ha svoltato l'incontro, ha visto un nuovo Portici rinvigorito che già aveva sfiorato il vantaggio qualche attimo dopo l'ora di gioco e che ha trovato invece proprio su quest'ass di Soda alla destra la testa di Bruno Umile, una traiettoria a pallonetto che ha ingannato De Luca e naturalmente non ha potuto niente, quindi Umile ha festeggiato togliendosi la maglia, la prima rete stagionale con la maglia del Portici, ragazzo è stato ufficializzato proprio in questi giorni, quindi ribadiamo velocemente il punteggio finale, Portici 2, Lamezia Terme 1, le reti velocemente al 32esimo di Palermo, al 63esimo di Vincenzo Maione e poi al 90esimo il colpo di testa finale che regala i tre punti al Portici con la firma di Bruno Umile. Da qui è tutto, linea a voi. Allora andiamo un attimino perché ci comunicano in questo momento Soriano Palmese 2-1 ha realizzato Fioretti su rigore, quindi il Soriano
in questo momento sta vincendo sulla Palmese. Andiamo a Siracusa, Paolo Scatà per Siracusa San Luca, a te la linea. Vincere appunto questo campionato, me questo sarà un campionato che si potrà risolvere per come si sta delineando, come si dice in gergo della tecnica leggera, al photo finish. Da questo punto di vista i scontri diretti faranno differenza in casa e fuori casa, la squadra che avrà più nervi salti e le qualità degli under sono sicuro che faranno la differenza nel proseguo del campionato. Sono ancora rientrate in campo le squadre per i secondi 45 minuti di gioco, ricordiamo appunto con tutti i nostri amici che ci seguono da casa, oppure ci seguono dalla Canapi che sono rappresentanti, e come è andato questo primo tempo di Siracusa a Siracusa, una partita a punto unico, dominata, stradominata dagli azzurri, con qualche ripartenza ma che non ha mai creato problemi nel portiere Lamberti del Siracusa, che ha avuto un'infinità, questa partita poi davvero innumerevoli, e una catena di destra formata da Di Paola, Zampa e Alma, che ha praticamente travolto in formazione giallorossa, tutte le azioni sono partite da lì, di volte realizzati da Marchio sugli assist di Alma, e poi da lì è arrivato anche l'ennesimo gol di Alma, quindi a Porto Spey, questa del Puntorio Cannoniere, 5 sono i gol invece realizzati da Marchio. 29esimo, 42esimo, 44esimo, ci è voluta quasi mezz'ora per poter scambiare l'ottimo, dobbiamo dire, comunque retroguardia del San Luca, ottimo perché è vero, interessante, si dice la classe 2003, è stato tantissimo come anche Cassidis, ma anche i due esterni difensivi, Calombolà appunto e Marangoni non si sono comportati male, poi c'è stato quello del cambio, invece Marangoni è uscito al suo posto Fiamminghi, e l'unico cambio che c'è stato in questo primo tempo, il corpo dei corner è di 2-2, nessuno ha ammonito in una partita molto corretta, 3.200 spettatori, ripetiamo, oggi presenti al testimone con sold out sul bagno e tribuna centrale, per l'entusiasmo che c'è a Siracusa per seguire la formazione allenata da Gaspare Cacciola, che risponde così nel primo tempo con questo 3-0 ai successi del bene, allora possiamo per il momento riprendere la linea con il 3-0 del Siracusa sul San Luca alla fine del primo tempo. Intanto pareggia il Cittanova sul campo del Bocale con Giofre, Bocale 1, Cittanova 1. E tra poco andremo a raccogliere i finali dai campi per quanto riguarda il campionato di Serie D, ma ora andiamo con una brevissima pausa pubblicitaria con ricordarvi i nostri sponsor e andiamo a Bocale da Domenico Geria per Bocale Cittanova. A te Domenico. Intanto si riscaldano gli animi proprio sotto quella che è la tifoseria del Cittanova, qualche protesta tra l'arbitro e calciatori di Bocale e Cittanova per il contatto di gioco, il pallo funzionato in favore del Bocale con Cittanova che adesso dopo aver trovato il gol del pari 3 minuti fa proverà ovviamente a ribaltare il risultato, ma il Bocale venderà cara la pelle. Il gol di Giofre con il sinistro che ha piegato le mani di Pedro Marino ha colto un po' di sorpresa a tutti quanti, anche appunto la tifoseria del Bocale che non si aspettava di subire gol così, aveva resistito bene nella prima metà della ripresa la difesa biancorossa rischiando in 2-3 circostanze ma senza mai crollare, alla fine è riuscito a trovare il gol del pari Cittanova con l'ingresso adesso anche di Condomitti, prova a riversarsi in attacco anche con l'esterno, è stato il pallone che arriva a Taffarello, prova la conclusione Murata in calcio d'angolo da sospetta, sarà il terzo tiro dalla bandierina per il Cittanova, due ne ha battuti il locale nel corso di questo match. Calcio d'angolo con Fondemi che è pronto a cercare le torri in area di rigore, pallone verso il primo palo prolungato di testa, ci arriva il Taffarello. Bene, possiamo riprendere la linea dallo studio 1-1, quindi tra Bocale e Cittanova. Intanto in Serie C sta perdendo il Crotone 2-0 sul campo di Taranto allo Iocovone, hanno realizzato Canutè e Cianci per i pugliesi, quindi 2-0 per quanto riguarda il Taranto sul Crotone, insomma un Crotone deludente al momento nel campionato di Serie C. E vediamo se ci sono novità dagli altri campi, facciamo una cosa, andiamo con la brevissima pausa pubblicitaria e poi ritorneremo per darvi i finali del campionato di Serie D di questa domenica per le partite che sono iniziate alle 15 e seguire le ultime battute dai campi di eccellenza e promozione, linea che passa alla regia.
Domenica in campo, un programma in collaborazione con Lavorata Porte e Finestre. Edil Merici. Punto Moda Mimmo Salerno. Abamed. Centro Alimentare Siderno. Ecologia Oggi. Ceramicasa di Giuseppe Calauti. Stocco e Stocco. Sabatino Trasporti. Clima e Calore by Caracciolo. Minuti primi, quinta puntata di Domenica in Campo, in onda sul canale 76 di Telemia, sulle frequenze di Radio Siderno La Cometa. Le partite del campionato di Serie D, che sono iniziate alle 15, sono tutte terminate, si stanno giocando solamente Licata Gireale, iniziata alle 16, vantaggio dei padroni di casa per 1-0 con la marcatura di Rotulo, e Siracusa San Luca, fine primo tempo, 3-0 per l'attuale capolista del girone I di Serie D, doppietta di Maggio e Alma, quindi Siracusa-San Luca 3-0, siamo alla fine del primo tempo, vi ricordo che riposava l'Acragas. Allora, questi finali di oggi: Ragusa-San Cataldese è stato l'anticipo di ieri, finito 0-0, Trapani-Locri è finita 4-0, Vibonese-Real Casalnuovo è finita 2-0, Castrovilla-Ricanicattì è finita 0-1, Sant'Agata-Nuovi Gia-Virtus è finita 1-2, Gioiese-LFA Reggio Calabria, giocata a Locri, è finita 0-2, Portici-Lamezia Terme è finita 2-1. Ora andiamo in eccellenza, vediamo come finiranno le partite, quinta giornata di questo campionato, stiamo per entrare proprio nelle battute finali, andiamo subito a Sala Vibo Marina, al Marzano, da Mimmo Chiera per Soriano Palmese. A te la linea, Mimmo. Allora, pronto? Sì, sei in diretta, puoi andare. Allora, il risultato è cambiato nel secondo tempo con due reti del Soriano. Il primo da un bel gol da parte di Razzo, conquista palla a centrocampo, al limite dell'area, parte un fiondente che si va a stampare sotto l'incrocio dei pali. Il secondo, conquista palla il Soriano sulla tre quarti, fanno uno scambio veloce Fioretti a Costa, e questo l'ultimo gli restituisce la palla, però mentre Fioretti sta andando sul pallone, il difensore da Tergo lo atterra, l'arbitro decreta il rigore, che poi successivamente fa gol Fioretti. E adesso, come dicevamo, forse perché la Palmese ha speso molto nel primo tempo, con quel pressing asfissiante, adesso sta pagando dazio, perché chiaramente non può mantenere quel ritmo forsennato che raddoppiavano in due. Adesso il Soriano ha più disponibilità di fare delle accelerazioni, sia in contropiede che con delle verticalizzazioni su Fioretti, tant'è vero che Fioretti si sta conquistando un sacco di falli perché il difensore non riesce a tenerlo. Adesso il Soriano batte la palla, la palla va a finire in palla laterale perché il difensore del Soriano calcia lungo sulla linea del pallo laterale. Va bene, Mimmo, allora ci sentiremo più tardi per l'aggiornamento, quindi 2-1 per il Soriano sulla Palmese. Andiamo a Roccella da Pino Gagliano. Roccella Capovaticano, campionato di promozione, a te Pino. Sì, 34 minuti di gioco, di non gioco, 11 minuti quindi al tempo regolamentare per far scadere questa partita, ma non aspettiamoci grandi cose perché non si corre più, si cammina a Roccella
Pago il Capovaticano che mette un po' di giovani, altrettanto ne sta facendo il Rocella che ancora diventa più giovane, pensate poc'anzi è entrato un 2007 il portiere di riserva Polliprone, ma questa è l'età più o meno ecco di tutti gli altri compagni di squadra. Quindi dicevo ormai la partita insomma ha detto tutto quanto, si giochicchia a Rocella, gioco che sta sulla parte centrale del campo, con Rocella che tanto intanto tenta qualche sortita offensiva anche per accontentare il pubblico insoddisfatto ovviamente dello di casa. Adesso c'è un fallo e ancora un cartellino per Darboe, uno scontro fortuito sulla tre quarti della Rocella, ma porta la peggio per quanto riguarda le condizioni salutari, il giocatore della formazione ospite, il nuovo entrato Camps, invece per quanto riguarda la funzione disciplinare, il giocatore Rocella Darboe che finisce sul tappino. Pertanto 35 minuti di gioco a Rocella Ionica, squadra ospite in vantaggio per 3-0. Antonio. Grazie Pino, intanto il Siracusa mette a segno il quarto gol con Sus. Al terzo minuto del secondo tempo, Siracusa 4, San Luca 0. E non era certamente da questa trasferta che il San Luca doveva portare punti per la sua salvezza, però è importante uscire a testa alta da questi confronti, soprattutto in termini di autostima per il prosieguo. In questo momento in Serie D le cose non stanno andando tanto bene per le calabresi, infatti nelle ultime posizioni troviamo il Castrovillari a quota 0, Gioiese con 3 punti, Locri e San Luca 4 punti, quindi le ultime 4 sono tutte squadre calabresi e ovviamente con il meccanismo delle retrocessioni a cascata sarà davvero difficilissimo sia per le squadre invischiate salvarsi, ma anche e soprattutto per i riverberi che ci potrebbero essere poi per l'appendice stagionale legata agli spareggi salvezza. Andiamo da Marcello Marzialetti, Virtus Rosarno Medicucco, a te la linea Marcello. Sì, qui è successo di tutto, sono 37 minuti della ripresa e il risultato è di 3-1 per la formazione del Medicucco che ad onor del vero è scesa in campo per questi primi, per questi secondi 45 minuti e sinceramente ha forzato ancora le distanze la Rosarnese. Siamo sul 3-2 e mancano ancora 8 minuti al termine, Rosarnese 2, Medicucco 3. Questo possiamo dire che è il ritorno dei lupi della piana. 3-2 per il Medicucco, una partita bellissima. Quando per la Rosarnese si era fatta notte fonda, come un fulmine c'è il sereno, si è accesa la luce. Una luce che può brillare a fine gara, quantomeno per un risultato di parità. Al momento Virtus Rosarno 2, Medicucco 3. Per il momento è tutto, okay. Ci sentiamo. Grazie. Grazie Marcello Marzialetti, quindi si riapre la partita a Rosarno tra la Virtus Rosarno che stava perdendo 3-0 col Medicucco, ora sul 2-3 mancano 8 minuti più un recupero, come ci comunicava il nostro Marcello Marzialetti da Rosarno, e andiamo proprio a Siracusa. Siracusa-San Luca, Paolo Scatà, partita che ormai vede gli aretusei in netto vantaggio, 4-0. A te la linea Paolo. Viene in avanti il numero 17 Francesco Gaglia, San Luca viene fermato. 9 minuti e 30 nel corso del secondo tempo, Siracusa 4-0, a secondo della ripresa, spellato un pallone cagliolato per Sussi che vive sta schiacciato in rete. Mittica aveva parato il pallone ma ben oltre la linea, poi Vacca ha tirato sull'esterno della rete, ma l'assistente appunto numero 1 ha segnalato subito il gol per il Siracusa con il numero 4 e quindi si continua a giocare chiaramente adesso il piccolo tratto, dotare del Siracusa ha sostituito Benassi, mentre da parte sono stati bene, allora 4-0 per il Siracusa sul San Luca. Invito la regia a mettersi in contatto con Giuseppe Notarianni per il parziale tra Rende e Sambiase che per l'alta classifica assume un rilievo abbastanza particolare. Intanto segna Rocella sul Capo Vaticano con Riffer, quindi Rocella 1, Capo Vaticano 3, ci comunica Pino Gagliano. Andiamo ora a verificare prima della pausa commerciale lunga, l'ultima di questa domenica, e prima di darvi tutti i risultati finali di questa domenica andiamo ad effettuare questi collegamenti brevi dai campi per verificare se ci sono
altre novità. Propella San Nicola da Crissa 1-1 al momento. Andiamo da Giuseppe Notariani. Giuseppe, a te la linea. Sì, qui siamo al 90° minuto, il San Biase in vantaggio per 2-0 sul neutro di San Fire contro il Rende. È successo di tutto in questo secondo tempo. Inizialmente erano passati in vantaggio i padroni di casa al 12° della ripresa con Padoie, però il guardalinea ha visto un po' di gioco, ha annullato la rete del vantaggio biancorosso. Poi tutto è risposto il San Biase a trovare la rete dell'1-0 al 19° sugli sviluppi di corner, battuto da Trentinella, sul primo palo è pronto Frasson a spizzarla e a battere il portiere del Rende. Il raddoppio 6 minuti più tardi con Iania, sempre Trentinella protagonista con un cambio gioco perfetto sulla testa di Iania sul secondo palo, traiettoria beffarda che cavalca il portiere del Rende e finisce in rete. Dunque siamo a 30 secondi oltre il 90°, cambiate. Anzi, Rende 0, San Biase 2. Ecco Giuseppe, magari se ci comunichi gentilmente poi il finale, sì, te ne saremmo grati, quindi 2-0 okay. Per il... Intanto 5 minuti di recupero. Comunque. Ok, quindi 5 minuti di recupero con il San Biase che sta vincendo 2-0 sul neutro di San Fili contro il Rende che non può disporre del proprio campo da gioco. Quindi ritorniamo in studio. Vediamo di aggiornarvi sui parziali per quanto riguarda il campionato di Serie D. Le ricordiamo a beneficio di coloro i quali si fossero messi solamente ora alla visione e all'ascolto. Vi ricordo che il Crotone sta perdendo 2-0 sul campo del Taranto. In Serie D Ragusa-San Cataldese tutti finali 0-0, Trapani-Locri 4-0, Vibonese-Real Casalnuovo 2-0, Castrovillari-Canicati 0-1, Sant'Agata-Nuovi-Gia-Virtus 1-2, Gioiese-LFA-Reggio Calabria 0-2, Portici-Lamezia 2-1, si stanno giocando Licata-Cireale 1-0, Siracusa-San Luca 4-0, Riposa-Lacragas. In eccellenza i parziali: Bocale Cittanova 1-1, Brancaleone Gioiosa 1-2, Praia Tortola Scalea 0-0, Isola Caporizzuto Stiro Monasterace 1-1, Morrone Paolana 3-1, Rende San Biase 0-2, Soriano Palmese 2-1, Vigor Lamezia Ravagnese 1-1. In promozione girone B: Caraffa San Michele 2-2 giocata ieri, Gallico Catone Bianco 0-0 giocata ieri, Merito Sporting Catanzaro Lido 1-2 giocata ieri, Propellaro San Nicola da Crissa 1-1, Roccella Capo Vaticano 1-3, Virtus Rosarno Melicucco 2-3, Ardore Bivongi Pazzano 5-0, Maida Deliese 0-0. Regia, se possibile andiamo a Rosarno da Marcello Marzialetti, perché mi pare che ci siano novità per quanto riguarda questo pirotecnico Virtus Rosarno Melicucco. Stavano conducendo gli ospiti 3-0. A pochi minuti dal termine il Rosarno era riuscito a raggiungere il 2-3, vediamo se ci sono ulteriori novità prima di andare in pausa pubblicitaria, perché sicuramente è questa una partita molto bella, anche ricca di spunti di interesse da seguire, un derby della Piana tra Virtus Rosarno e Melicucco con la voce inconfondibile di Marcello Marzialetti. Vediamo se riusciamo ad avere delle novità per quanto concerne il risultato di questa sfida. Intanto 1-1 confermato tra Propellaro e San Nicola da Crissa, siamo alle battute finali. Ecco, non riusciamo però ad avere questo collegamento, c'è con Marcello Marzialetti. Andiamo subito da... È arrivato il quarto gol del Melicucco su calcio d'angolo, è arrivato il quarto gol a questo punto. Ti ha segnato la il quarto gol del Melicucco ad opera di Parolo, quindi Melicucco 4, Rosarno 3. Quanto manca al termine, Marcello? Vibrante. Quanto manca al termine? La Rosarnese era riuscita a portarsi sul 3-3, ma proprio allo scadere e nei titoli di coda il Melicucco sugli sviluppi di calcio d'angolo ha trovato il gol del 4-3. Un po' Marcello come Italia-Germania di Messico 70. Perfetto, non si chiama Rivera ma lo si chiama Barolo, come il vino. Va benissimo, ok, grazie Marcello, magari ci comunicherai il finale poi sul gruppo. Intanto ci comunica Antonio Scalise il vantaggio della Vigor sul Ravagnese 2-1 proprio sui titoli di coda. E noi andiamo con l'ultima pausa pubblicitaria e poi ritorneremo per darvi i finali di questa domenica incandescente in eccellenza ed in promozione che abbiamo seguito qui su Telemia. Regia.
costruire e ristrutturare casa adesso è diventato un piacere per la coppia, veloce e divertente. Edil Merici SRL, la tua casa, dalle fondamenta al tetto. Ceramicasa di Giuseppe Calauti offre pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, parquet, porte e scale. Professionalità, qualità e competenza al tuo servizio. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizie, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Stocco e stocco, il piacere dello stocco, ma quello buono. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. S.A. Centro Supermercato Alimentare. Scegli il posto giusto dove fare la spesa. Salumi, formaggi, surgelati, vini, detersivi e tantissimi altri prodotti selezionati attentamente per te dal nostro personale per garantirti qualità, freschezza e convenienza. Non rinunciare alla qualità. Vieni a trovarci al CSA, Centro Supermercato Alimentare, con il suo vasto parcheggio. Strada Statale 106 tra Siderno e Locri. Telefono 0964 82 832. Inoltre ricordiamo il fornitissimo reparto cash con prezzi assolutamente convenienti. Intanto diamo il finale da Isola Capo Rizzuto. Isola Capo Rizzuto stilo Monasterace è finita 1-1, le marcature di Matteucci per gli ospiti su calcio di rigore, pareggio per i locali di Maesano, quindi è finale Isola Capo Rizzuto stilo Monasterace 1-1, è il primo finale di questa domenica. Stiamo per seguire anche le ultime battute di Bocale Cittanova e andiamo da Domenico Geria, a te la linea. Proteste da entrambe le panchine, mentre è rimasto a terra per Scampi, il calciatore del Cittanova si sta davvero battagliando in questi minuti di recupero, ne mancano due, ma sicuramente vista questa interruzione il recupero sarà allungato ancora di almeno 30 secondi. Continua ad essere in bilico il risultato con il Cittanova che preme, ma il Bocale in contropiede ha avuto due opportunità per potersi riportare in vantaggio con Tossi che ha perso l'attimo per segnare e si è trovato giurato dal difensore avversario. La rimessa laterale ora è per il Bocale, ancora con Tossi, si fa vedere Billetta, cambiano i due. Ancora Billetta che ha avuto una bella opportunità anche lui, la testa del pallone adesso, Capone, contrastato da Palumbo. Che peccato davvero, se ha avuto una grandissima occasione ancora Sapone, la riconquista poi del rimessa laterale di Tabella con l'ultimo tocco di Gioffre. Sono minuti di recupero incandescenti, siamo nel quarto, i primi di Tossi, qui sta a terra Tossi, conquista il calcio di punizione.
punizione col vocale che prova a chiudere in attacco. Ha avuto due opportunità in contropiede, prima Totti, poi Fatone. Un recupero incandescente, vedremo se verrà prolungato ulteriormente. Si sta giocando l'ultimo giro di lancette qui al Pellicano con il risultato sempre di 1-1, ma con il vocale che in questo recupero ha trovato le energie per riproporsi in avanti, per provare a ritornare avanti nel punteggio. Funzione con il gruppo di fuori, pronto a prendere la rinforza, due uomini in barriera sistematica Palumbo. Sale alto l'incitamento nei confronti di Lucio Ripoti da parte della tribuna, vedremo se troverà a cessare il gol da questa posizione. È pronto a rischiare il signor Russo con Ripoti che prende una lunghissima risposta. Parte Ripoti, finito, che palo! Il palo di Tripodi! Il palo di Tripodi al 95esimo, è davvero arrivato ad un passo il vocale dal 2-1 al 95esimo minuto. Il palo di Tripodi! Il palo di Tripodi, a questo punto il tempo di recupero è finito, vedremo quanto ancora farà giocare il direttore di gara. In testa ha spostato la Condomini in maniera fallosa. Ma arriva il triplice fischio e dunque si chiude al Pellicano sul risultato di 1-1, una partita bellissima, intensissima, con il vocale che all'ultimo ha quasi portato a casa dopo averla condotta per un lungo tratto. Davvero una bellissima partita decisa dai gol di Totti e di Giuffre, un punto per parte, il vocale contro il favorito del campionato. Merita gli applausi di questo pubblico meraviglioso che oggi ha riempito lo stadio Pellicano. Grazie, grazie a Domenico Geria. Quindi finisce 1-1 tra Bocale e Cittanova, intanto è finale anche a Roccella, Roccella 1, Capo Vaticano 4, e finale anche a San Fili, Rende San Biase, è finita 0-2. Andiamo a Brancaleone, Brancaleone, Gioiosa Ionica, Mimmo Maressa, a te la linea. Sì, siamo sempre 2-1 per il Gioiosa, siamo al 44esimo minuto del secondo tempo. E niente, il Brancaleone insiste a pareggiare, ma si difendono bene quei giocatori del Gioiosa. Niente, sempre 2-1 per il Gioiosa e ci sentiamo per il finale. Ci sentiamo per il finale, grazie Mimmo. Quindi 2-1 per quanto riguarda il Gioiosa sul campo del Brancaleone, mentre ci comunica Gianni D'Ascola il nuovo vantaggio della Propellaro sul San Nicola da Crissa, quindi Propellaro 2, San Nicola da Crissa 1, proprio nelle battute finali. Andiamo a raccogliere i primi finali che arrivano dal campionato di Serie D, e finale quindi anche tra Soriano e Palmese 2-1, e finale Rende San Biase 0-2, poi la Morone sta vincendo 3-1 contro la Paolana, e finale Praia Tortora Scalea 0-0, e finale Bocale Cittanova 1-1. Stiamo aspettando solamente il finale di Brancaleone Gioiosa Ionica 1-2, Vigor Lamezia Reggio Ravagnese 2-1. Andiamo proprio per il commento finale da Mimmo Chiera, Soriano Palmese. Un Soriano che questa sera, da pochi minuti la partita, il Soriano batte la Palmese 2-1 con un secondo tempo pregevole da parte del Soriano. E a fine gara purtroppo ci sono stati dei tapperugli tra i vari calciatori, perché forse la Palmese non ha digerito la sconfitta, anche se diciamo tra il primo e il secondo tempo sulla bilancia pesa tantissimo il fattore campo da parte che ha determinato il Soriano. È stata una partita corretta, però l'arbitro nella parte finale gli sono sfuggiti alcuni falli che poteva decretare parecchie ammonizioni. E il Soriano, che vuoi, ha svolto una partita dai due volti, il primo tempo con un po' di timore, perché l'ha messo in difficoltà il bel gioco della Palmese con un pressing asfissiante fino all'area del Soriano. Nel secondo tempo, vuoi perché la Palmese aveva speso tantissimo e diciamo non poteva reggere quel ritmo. Che vuoi che ti dica? Si spera in uno
ecco il Soriano che continui questa fascia positiva. Certo, ci sentiremo ci sentiremo nelle prossime domeniche per verificare, diciamo, il campionato del Soriano, che sino al momento sta procedendo a gonfie vele. Questa sera è a 10 punti in classifica, a un solo punto di distanza dalla coppia Sambiase Vigor Lamezia, che guida la classifica. Grazie a Mimmo Chiera. Andiamo a Roccella da Pino Gagliano per il commento finale di Roccella Capo Vaticano. A te, Pino. Sì, brevissimo per raccontarvi due partite. La prima, mediocre, fino all'undicesimo del secondo tempo, c'è stata partita in qualche modo, superiorità netta degli ospiti, il nero verde di Capo Vaticano, e poi dopo il terzo gol praticamente un'altra partita, sembrava di essere al giovedì alla partita infrasettimanale d'allenamento, sostanziale equilibrio ed anche il risultato 1-1, se vogliamo, nel senso che ha accorciato il Roccella con un bel gol da parte di Rettore, con il pallone nella setta all'angolo alto della porta di Piccolo, e poi a linee ferme al 47esimo la quarta segnatura del Capo Vaticano con Fili, con il giovanissimo 2007 portiere Pollifone battuto con il pallone che si stacca preciso all'angolo basso alla sinistra della giovane portiere del Roccella. Ovviamente Roccella molto giovane, per contro una squadra che ha ambizioni importanti in questa nuova tornata, in questa nuova stagione, quindi il risultato magari anche abbastanza rotondo, certo aggirato per la formazione ospite, comunque del tutto meritato. Finale a Roccella, Roccella 1, Capo Vaticano 4, a domenica prossima. Ecco, allora il tempo di sistemare anche la grafica, quindi vince il Capo Vaticano 4-1 qui a Roccella, e quindi ci manca solamente il finale di Brancaleone Gioiosa, che si sta giocando ancora, e siamo sul 2-1 per gli ospiti di mister Figliomeni. Seguiamo ancora qualche azione per poi darvi il finale in tempo reale qui dallo studio. Andiamo Domenico Bruzzè, c'è il finale di Ardore Bivongi Pazzano. Mi pare che dopo averci lasciato l'Ardore abbia dilagato. Quanto è finita, Domenico? Sì, è appena finita la partita, risultato tennistico di 6-0 per l'Ardore. Una partita veramente a senso unico, dove l'Ardore ha dimostrato la sua forza. E tra l'altro non era facile battere il Bivongi Pazzano, che solitamente no, una squadra... assolutamente no, è una squadra molto difficile, che non, secondo me non hanno difficoltà nemmeno a salvarsi. Quindi merito all'Ardore per questa vittoria così larga. Ok, grazie a Domenico Bruzzè. Diamo il finale anche dal comunale Borrello di Brancaleone, dove il Gioiosa Ionica ha battuto 2-1 il Brancaleone, quindi primi tre punti possiamo dire per il Gioiosa di Tonino Figliomeni, che ritrova così la vittoria, la prima vittoria stagionale, portandosi a quota 4 in classifica dopo la pesante sconfitta interna di domenica scorsa contro il Rende, interna si fa per dire, qui a Roccella. Tutti i finali di eccellenza: Bocale Cittanova 1-1, Brancaleone Gioiosa Ionica 1-2, Praia Tortora Scalea 0-0, Isola Capurizzuto Stiro Monasterace 1-1, Morrone Paolana 3-1, Rende Sambiase 0-2, Soriano Palmese 2-1, Vigor Lamezia Ravagnese 2-1, classifica Sambiase Lamezia 11 punti, Soriano 10, Cittanova 9, Reggio Ravagnese Rende Bocale 8, Scalea Brancaleone 7, Praia Tortora 6, Palmese 5, Stilo Monasterace, Gioiosa Ionica e Morrone 4, Isola Caporizzuto e Paolana 2 punti. Promozione girone B, vediamo regia se riusciamo a collegarci con Marzialetti per avere il finale di Virtus Rosarno Melicucco, magari ve lo fate comunicare anche a voce senza andare in diretta. Propellaro San Nicola da Crissa 2-1, Roccella Capo Vaticano 1-4, Merito Sporting Catanzaroluido 1-2 giocata ieri, Gallico Catone Bianco 0-0 giocata ieri, Caraffa San Michel 2-2, Maida Deliese finale 0-0, quindi non c'è necessità di contattare Domenico Paone. Aspettiamo solamente il finale di Virtus Rosarno Melicucco 3-4 per avere conferma. Gallico Catone al comando 11 punti, Ardore Capo Vaticano 10, San Nicola da Crissa e Bianco 9, San Michel 8 insieme alla Deliese, Propellaro, Maida e Melicucco 7, Virtus Rosarno e Sporting Catanzaroluido 6, Merito 4, Caraffa, Roccella e Bivongi Pazzano 1 punto. Questi i risultati di questa domenica. Stiamo aspettando semplicemente l'aggiornamento su Siracusa-San Luca. Sta vincendo il Siracusa per 4-0 la partita iniziata alle 16, quindi ancora manca un quarto d'ora
circa, l'aggiornamento con Paolo Scatà, mentre per quanto riguarda l'altra sfida, sempre in Serie D, quella che vede il Licata contro la Cireale, sta vincendo il Licata per 1-0. Vediamo se c'è questo aggiornamento da Siracusa per quanto riguarda Siracusa-San Luca. Intanto è finale, quindi Vigor Ravagnese è finita 2-1. Andiamo proprio da Marcello Marzelletti per il commento finale di Virtus Rosarno Mericucco. Marcello. Sì, a Rosarno è finita da un paio di minuti, Mericucco 4, Virtus Rosarno 3. È stato soprattutto un secondo tempo scintillante, con qualche presa di posizione in negativo del Mericucco, che per 10 minuti si è addormentato concedendo spazi e aria alla Virtus Rosarno, che in 7 minuti era riuscita a portarsi sul 3-3, e se il Mericucco non avesse poi realizzato sui titoli di coda il gol del 4-3, e lì, come diceva il nostro collega Pino, il 4-3 dell'Italia contro la Germania con gol di Gianni Rivera, questo invece è Barolo, come il vino, buono per Mericucco. Bene, ok. Quindi finale da Rosarno, Mericucco batte Virtus Rosarno 4-3. Grazie a Marcello Marzelletti. Paolo Secondo e tutti in linea che ritorna allo studio. Grazie a Marcello Marzelletti, quindi possiamo chiudere il collegamento. Brevemente, c'è il gol del San Luca sul campo di Siracusa, ma un gol della bandiera possiamo dire. Siracusa 4, San Luca 1, andiamo da Paolo Scatà. Come dicevo, anzi, vuole avere dei risultati, delle prestazioni dai giocatori che hanno giocato meno, anche sotto il profilo della fase di non possesso, che è fondamentale quando incontreremo squadre come Trapani, come... Bene, allora la partita è ampiamente segnata, ha realizzato per il San Luca Lucaris, quindi al momento mancano quasi 15 minuti al termine, Siracusa 4, San Luca 1. Alle 17.37 noi ringraziamo tutti voi gentili telespettatori che ci avete seguito sul canale 76 di Telemia, sulle frequenze di Radio Siderno La Cometa, grazie ai nostri corrispondenti dai campi, ai nostri sponsor, alla nostra regia con Ilario Chiere e Vladi Cagiove. Noi ci ritroveremo domenica prossima sempre in diretta su Telemia per una nuova domenica all'insegna del calcio dilettantistico calabrese. Vi ricordo che domenica sarà l'ultima puntata di questo 2023, che inizierà alle 15, perché da fine mese, dal 29 in poi, si ritornerà all'orario solare e quindi tutte le partite inizieranno contestualmente alle 14.30, e quindi anche la nostra trasmissione in periodo invernale inizierà come di consueto in questo orario. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata con le trasmissioni di Telemia. Vi ricordo domani sera l'appuntamento con Tutti in Campo con Pino Gagliano e i suoi ospiti per il commento di questa nuova domenica calcistica calabrese. Arrivederci a tutti. In Campo, un programma in collaborazione con Lavorata Porte e Finestre, Edil Merici, Punto Moda Mimmo Salerno, Abamed, Centro Alimentare Siderno, Ecologia Oggi,
Cerami Casa di Giuseppe Calauti. Stocco e Stocco. Sabatino Trasporti. Clima e calore by Caracciolo.